Riprendiamo, vado più piano, mi è stato chiesto di parlare più piano, cerco, magari fatemi così, davvero non mi rendo conto, non mi arrabbio, fatemi slow. Ok, allora abbiamo visto un po' tutto, poi tanto con l'esempio sarà tutto molto più chiaro, ve lo assicuro. Vediamo un attimino quello che in realtà nella pratica si fa, cioè nei moderni sistemi, quelli che sono appunto i tier fisici, possono essere realizzati anche come server farm. Cioè come un insieme di elaboratori, quindi come c'è scritto nella slide, che condividono il carico elaborativo, quindi quella che prima abbiamo chiamato business logic, le applicazioni e a seconda delle configurazioni i dati, perché dipende appunto da come impostiamo e configuriamo questa server farm. Questa server farm però è vista, gestita anche dagli altri livelli, come se fosse un'unica risorsa, quindi viene vista come un tutt'uno, come un grande insieme. Ovviamente il vantaggio immediato e principale rispetto ad avere una singola macchina e che abbiamo maggiore affidabilità e minore costo anche dell'acquisto di hardware, perché ovviamente se compriamo magari una batteria appunto di server ci fanno lo sconticino, e allo stesso modo avendo la batteria di server invece di un solo server, in caso di guasti, malfunzionamenti o qualunque altro tipo di problema, ovviamente il servizio è affidabile e quindi viene ancora erogato, quindi c'è disponibilità del servizio. Quindi visto che abbiamo detto che a seconda delle configurazioni, le macchine, quindi della server farm, possono condividere o meno i dati, è perché queste server farm sono realizzate secondo due principali principi progettuali, cioè per clonazione o partizionamento. Questo è importante perché la clonazione è quello che un po' vi avevo detto prima. Su ogni nodo appunto abbiamo le stesse applicazioni e gli stessi dati. Quindi abbiamo le richieste che arrivano a questi server, vengono instradate ai vari cloni, con quello che si chiama load balancer. Lo vedremo poi dopo il componente, però principalmente l'idea è questa. Cioè questo dispositivo, che appunto nel momento in cui arrivano le richieste, supponiamo che arrivano di 10 utenti in simultanea, e io ho ad esempio 20 server, una batteria di 20 server nella server farm. Allora questo dispositivo che fa? Va a vedere quale di questi 20 è scarico, cioè non ha richieste, non sta facendo nulla, sta lì ad aspettare. E quindi mando la richiesta, magari ne mando 3 a quell'application server, 2 a quell'altro, le smista. Questo è quello che fa. Un insieme di cloni di questo tipo, quindi dedicati allo svolgimento di questo tipo di servizio, viene chiamato RACS, questo è giusto per notazione, Reliable Array of Clone Services, dove appunto ogni nodo ha lo stesso insieme di funzionalità, proprio perché è un clone vero e proprio. Ovviamente la clonazione permette di raggiungere quindi vantaggi, come abbiamo visto prima, sia di scalabilità, quindi si può aumentare, che di tolleranza ai guasti. Quindi uno va giù, c'è l'altro e siamo tranquilli. E infatti se un clone subisce un guasto, un altro nodo può continuare ad erogare questo servizio. E qui si vede appunto come questo tipo di clonazione può essere a sua volta in due modalità, shared nothing e shared disk, cioè non condividere nulla oppure condividi il disco. Non condividere nulla significa che ogni server avrà il proprio, pensate, il proprio database accanto, quindi quello personale. Invece in shared disk tutti condividono uno spazio di storage, che magari è costituito da tantissime macchine di storage, però tutti condividono lo stesso, è un pochino più centralizzato in un certo senso. Il partizionamento invece. In questo caso, quindi nel primo caso avevamo applicazione e logica di business tutte insieme e a seconda delle configurazioni i dati, qui invece abbiamo la duplicazione dell'hardware e dei software, quindi viene proprio preso, fatto copia e incolla, non dei dati però, che invece sono ripartiti tra i vari nodi. Questo è quello che si trova quasi la maggior parte delle volte. Ogni nodo ha una funzione specializzata e qui di nuovo c'è l'esempio delle vendite o in generale dell'e-commerce. Abbiamo magari suddiviso per tipologie di clienti oppure linee di prodotto e ognuna quindi è gestita da un nodo. Quindi un nodo applicativo si occupa delle vendite, un nodo applicativo si occupa della gestione dei dati multimediali, un nodo applicativo della prenotazione, ad esempio, e così via. Questo ovviamente è trasparente alle applicazioni, il cliente non si rende conto di quello che c'è dietro. Però non migliora la disponibilità, proprio perché visto che i dati non sono clonati, quindi non sono replicati allo stesso modo, nella stessa quantità, sugli stessi server, sono su un singolo server e quindi in caso di guasto la parte di servizio che viene gestita da quel determinato server ovviamente non è più disponibile. E si parla appunto di graceful degradation, proprio appunto che viene degradata l'informazione. Questo perché è importante clonazione e partizionamento? Proprio perché abbiamo visto che è uno degli obiettivi della progettazione di un'architettura che si possa definire tale, quindi ben progettata, è proprio la disponibilità dei dati. Infatti la maggior parte delle volte, soprattutto nelle infrastrutture aziendali, quello che si fa appunto è definire quelli che sono SLA,
service level agreement, dove si vanno a definire proprio gli attributi, quindi di disponibilità dei dati, ad esempio appunto il fatto di dire che la mia architettura in generale, quindi tutto il sistema informativo, deve essere attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche la domenica, e quindi 52 settimane all'anno, cioè quindi sempre attivo. E questi appunto sono dettagli che vanno inseriti proprio nel contratto, qui si vede appunto la tabella di tutti questi livelli di availability, di disponibilità. Si vede ad esempio, si contano i 9, perché non è mai 100%, no? Però ovviamente si cerca di raggiungere ad esempio l'ultimo che è a 6-9, quindi la percentuale di tempo di app in cui deve trovarsi il sistema è 99,9999%. Questo che significa che il massimo numero di downtime per anno è 31 secondi, l'accettabile è 31, per giorno quindi 8,6 millisecondi, cioè deve funzionare sempre praticamente. Invece quello minore, diciamo, ha un 9, quindi il 90%, diciamo che al giorno anche 2 ore può essere giù. Tipo qualche servizio bancario, magari io ad esempio uso Unicredit, dice stiamo aggiornando il sistema, magari loro nel loro contratto hanno, che so, il 90% del tempo, quindi allora in un giorno possono stare un'oretta così, sospesi, diciamo, no? Però nel momento appunto in cui il livello di disponibilità aumenta, ovviamente deve essere rispettato. Quindi c'è appunto quello che si chiama service level agreement tra le parti. Vabbè, non si legge benissimo, comunque qui si vede come ad esempio c'è il contratto diviso in sezioni, qui abbiamo appunto la sezione system availability, quindi abbiamo requisiti, descrizione e specifica. Nei requisiti c'è ad esempio system, server e availability, cioè la disponibilità proprio del sistema, del server. La descrizione ovviamente dice le ore del sistema in cui il server deve essere disponibile per la parte di processing dei dati, e quindi tra le varie specifiche c'è la disponibilità del sistema server deve essere 99% e quindi deve essere rispettato. Oppure qui per la network availability anche, non solo del server, anche qui 99,9%, quindi abbiamo un altro 9. Qui invece ad esempio è per l'help desk, che è quindi la parte che serve appunto per la gestione delle appunto richieste di servizio, che 24 ore su 24 c'è, cioè 7 giorni su 7, che può essere appunto telefonica, può essere via mail, può essere via Skype, comunque ci deve essere assistenza per i clienti. Ovviamente quindi non rispettare questo va incontro a penali, quindi cioè sono cose comunque serie. Parliamo anche di partizionamento e clonazione, quindi sì per la disponibilità dei dati, perché comunque è fondamentale per l'architettura, ma soprattutto anche per l'organizzazione della sicurezza, perché abbiamo visto che anche quello era un obiettivo principale per la progettazione, molto importante. E infatti bisogna appunto essere consapevoli che bisogna pianificare cosa fare nel momento in cui c'è appunto un danno, un guasto oppure un attacco. E quindi quello di garantire quella che si chiama continuità operativa dell'azienda, che va sotto il nome di business continuity. Infatti si sente molto parlare, soprattutto nelle aziende, di business continuity e disaster recovery. Cioè business continuity appunto che mi dice il mio business, quindi il mio servizio erogato deve andare avanti, disaster recovery cioè devo subito ripristinare il guasto e il servizio deve essere affidabile allo stesso modo, anche se si è verificato appunto un guasto. Quindi a livello di definizione vediamo che disaster recovery è in generale la capacità di un'infrastruttura, quindi la prendiamo un po' ad alto livello, di riprendere le operazioni dopo un disastro, quindi proprio la parte di ripristino. La business continuity invece va a descrivere i processi e anche le procedure che l'organizzazione va a mettere in atto proprio per assicurare che queste funzioni rimangano operative anche dopo un disastro. E le tecnologie a supporto sono, come anche avevo detto all'inizio, tipicamente replica di database, oppure quella che si chiama proprio mirroring dei dischi su internet, cioè proprio fare proprio davvero la clonazione, devono essere proprio identici, per fare proprio in modo che in caso di guasto viene sostituito quindi da quello accanto, oppure appunto replicarli secondo qualche procedura particolare, in base ovviamente alle esigenze. Facciamo un esempio per capire un attimino meglio, perché ok, dire business continuity, disaster recovery, ok, in caso aziendale diciamo che ci siamo un po', si capisce, però facciamo l'esempio dell'uso personale del PC, perché lo facciamo tutti il giorno e ahimè succede spesso che magari voi per virus, voi per altro, dipende dal sistema operativo, vabbè comunque voi per virus o per altro il computer si pianta e quindi perdete tutto. Vediamo Homer che è l'utente orientato al disaster recovery e poi c'è l'altro tizio che invece è orientato alla business continuity. Quindi Homer che fa? Prende il suo computer, lo acquista, fa dei backup periodici, quindi ogni tanto fa pure questi backup, meno male, però tiene sempre accanto
una che è quella che è la copia originale del suo computer, no? Ora mi sa che non ci sono più, prima davano il CD con l'acquisto del computer, adesso o danno una partizione, appunto, oppure c'è la possibilità proprio di crearli direttamente. Quindi ha sotto mano la copia originale del software e delle applicazioni, quelle che ci sono in default, e poi fa dei backup periodici, ma ogni tanto così, non con una frequenza, diciamo, sistematica. Invece l'utente orientato alla business continuity, che chiamiamolo fissato, io ne conosco, lo fanno, io sono un po' più Homer, però ci sono anche quelli orientati alla business continuity che fanno. Hanno un software di backup che va a creare quella che è l'immagine del disco, magari lo fanno ogni giorno. Quindi ogni giorno utilizzano magari una pendrive per dire, io ad esempio che sto lavorando sempre su questa cartella, che ad esempio è il desktop, io ogni giorno mi faccio la copia del desktop e la metto sulla chiavetta. Ogni mese, ogni settimana prendo l'hard disk e ci metto, faccio tutta la copia dell'immagine del disco. Ogni mese mi faccio la... ci sono. E quindi questo è orientato alla business continuity. Questo perché? Che succede se appunto il sistema si blocca o l'hard disk parte, si guasta? Homer che dovrebbe fare? Reinstallare il sistema operativo e anche le applicazioni, però deve applicare di nuovo tutte le personalizzazioni, quindi ad esempio le Windows, email, internet, le applicazioni, quindi andare a tutto da capo, quindi la parte di accesso appunto alla posta elettronica, anche la personalizzazione pure di Firefox con tutti i plugin aggiunti, tutto, deve rifare tutto da capo, e quindi ripristina i dati dall'ultimo backup, sperando che l'abbia fatto, quello periodico, perdendo solo le aggiunte e le modifiche successive appunto all'ultimo, quindi è quello che è il punto di ripristino che si fa tipicamente, no? Disponibile. Invece l'altro tizio che fa, anche se si guasta il disco principale, lo sostituisce con l'immagine e appunto va a ripristinare quelle che sono le partizioni del file immagine. E quindi riprende la normale operatività del proprio computer in pochissimo tempo, anche un'ora può bastare, senza reinstallare nulla. Quindi in pochissimo tempo il suo computer riparte. Questo appunto è un po' per... sono andata avanti, ok. Per capire con l'uso personale, appunto, che appartiene a tutti, quindi chi siamo un po'. Penso che tutti apparteniamo al primo gruppo, no? C'è qualcuno fissato qui? No, penso proprio. Ok. Quindi, in sintesi, l'obiettivo generale dell'attività di sicurezza è quindi quella di mantenere quella che è la business continuity, quindi la continuità del business aziendale e in particolare del lavoro del personale e servizio ai clienti. Ovviamente per un'azienda tutto questo è importante, magari per un sito un po' più di basso livello, permettetemi di dire, magari non interessa questa continuità aziendale perché magari un sito vetrina, sia se va giù, domani lo non rimetto su, no? E ovviamente hardware, software, sistemi, reti, sono tutti elementi da proteggere, però vanno inquadrati nel piano di sicurezza generale, proprio perché, ok, io devo proteggerlo e quindi ci devo mettere ad esempio un firewall davanti, oppure quello che vedremo più avanti è un intrusion detection system, cioè un sistema che mi va a rilevare le intrusioni, semplicemente, però devo metterlo in maniera tale da continuare da garantire la continuità operativa. Non posso mettere magari 5 sistemi di sicurezza che mi possono proteggere questa piccola area di architettura, però poi appunto in caso di guasto non mi funziona più niente perché c'è questa sequenza, no? Quindi magari a volte c'è sempre questo trade-off, quindi capire gli elementi essenziali da considerare. Quindi vederle comunque nell'insieme. Questo vabbè, l'abbiamo già un po' visto, quindi abbiamo detto che i moderni sistemi informativi basati sul web si basano su 5 tier. La maggior parte sì così. E il presentation layer è realizzato attraverso 3 tier, quindi poi li vedremo proprio nel disegno dell'architettura che si vedono appunto proprio 3 colonne, diciamo, verticali. E c'è il browser dell'utente, quindi sempre rappresentato con il solito icona, insomma, del computer, il client. Il web server, che va a garantire l'accesso alle pagine e agli oggetti statici. Più tardi sarà chiaro statico-dinamico che significa. E lo script engine, quindi il motore, che si occupa di generare quelle che invece sono le pagine dinamiche. Statico, dinamico, poi vediamo l'esempio, inutile che ve lo anticipo. I tier 4 e 5 invece ovviamente corrispondono all'application server e al DBMS, che quindi fanno la logica di business e di nuovo la logica di accesso ai dati, quindi sempre le stesse cose. Però il presentation layer quindi lo vediamo distinto in 3 parti, tipicamente quindi è così. Giusto come appunto, lo script engine, questa in tecnologia PHP open source si chiama così, se già si utilizza Java si chiama servlet engine, vabbè, nomi, però sempre c'è un motorino dietro comunque, engine c'è sempre. Ok, adesso vediamo quindi come classificare sistemi informativi basati sul web, perché appunto possono essere classificati in diversi modi in base appunto
alla prospettiva dalla quale si guarda, perché poi appunto inizieremo a vedere tutti i piccoli componenti costituenti l'architettura e come mettere i pezzettini uno dopo l'altro. Quella sarà un pochino più leggera come parte. Questa è l'ultima parte teorica, che però è necessaria, altrimenti non possiamo andare avanti. Ok. Allora, vediamo innanzitutto come possono essere classificati. In base alla tipologia del servizio offerto, quindi un sistema informativo che è basato sull'informazione, oppure sulla comunicazione, oppure transazionale, che sono quelli più utilizzati, quindi i classici sistemi di e-commerce, ad esempio. Oppure in base agli utenti che possono accedere a questo sistema informativo, se sono interni, e quindi siamo ad esempio all'interno di un'azienda, esterni o di altra natura, vedremo. Infine, in base anche alle operazioni che gli utenti possono compiere, e quindi capire se è un sistema informativo dove c'è solo un semplice accesso ai dati, quindi un accesso informativo che magari è anche unidirezionale, quindi non mi deve restituire nulla, oppure la modifica dello stato di una classica applicazione web. Quindi il primo è in base appunto al tipo di servizio appunto che viene erogato. E abbiamo visto che ci sono quindi informazione, comunicazione e transazione, e quindi li vediamo un po'. Informazione, vabbè, è chiaro, è più semplice, ha l'obiettivo di fornire accesso a informazioni strutturate e classificate. Quindi supponiamo un sito vetrina, quindi magari che contiene delle foto, un sito di un museo, magari che fa vedere le tele con la descrizione dell'autore, si permette di andare avanti e dietro, però è tutto statico. Quindi significa che ogni utente vede allo stesso modo il sito. Tutte le pagine sono viste allo stesso modo, indipendentemente appunto da chi vi accede e dal tipo di click appunto che viene fatto. Quindi c'è una struttura bella classificata che è uguale per tutti. Nei servizi di comunicazione invece favoriscono e supportano la comunicazione di gruppi di utenti. Quindi magari c'è appunto l'utente viene identificato, quindi già c'è il login, quindi significa che c'è una parte personalizzata sicuramente, perché appunto nel momento in cui, che ne so, se sto sviluppando un sistema che mi permette di far loggare, quindi la mia tipologia di utenti è utente, paziente, medico, ovviamente se si logga un medico deve avere accesso a certi dati, se si logga un paziente deve avere accesso solo alla sua cartella clinica, ad esempio, no? Quindi andare a vedere anche l'ambito di visibilità dell'informazione. Ovviamente, vabbè, le informazioni, c'è scritto, dovranno essere memorizzate nel sistema informativo, quindi c'è sempre quella parte di business logic che va a capire che tipo di utente si è connesso, che tipo di dati gli faccio vedere, e prendo i dati al sistema informativo. I servizi transazionali invece supportano gli utenti per acquisto di beni o anche servizi in generale. Infatti l'utente anche qui viene solitamente identificato al sistema, perché quasi mai si fa un acquisto senza loggarsi o comunque scrivere i propri dati. Modifica i dati e quindi anche lo stato dell'applicazione web, che è diversa, quindi non è uguale per tutti. Anche qui ovviamente interagisce col DBMS, che può essere distribuito, e con i servizi applicativi. Anche qui ovviamente sicurezza e riservatezza dei dati, cioè, ma ci sono in tutti, non soltanto in questi transazionali, però qui ovviamente si parla di pagamenti e quindi bisogna avere un occhio di riguardo maggiore. Un'altra classificazione, quindi abbiamo la modalità di accesso. Ok, allora abbiamo questa tipo di buccia di cipolla, c'è cioè internet, poi abbiamo extranet e poi intranet, quindi si vede come gli impiegati, employees, sono all'interno di intranet. Poi abbiamo nella extranet partner, marketers, customer e suppliers, e la intranet invece è pubblica, tutti ci possono accedere, quindi anche in base ai tipi di utente, diciamo, no? La prima, che è internet, quindi quella pubblica a cui accedono tutti, appunto, è accessibile da tutta la rete. Gli utenti sono proprio disparati e non sono noti a priori. Al massimo possiamo identificare dall'indirizzo IP di provenienza per capire appunto che parte geografica provengono. Però appunto l'obiettivo principale di questo sistema, considerando soltanto l'internet, è l'accessibilità. Cioè tutti devono poter accedere. Se entriamo invece già più all'interno, quindi abbiamo la extranet, il servizio deve essere accessibile a un gruppo di utenti invece determinato, specifico, ad esempio clienti, fornitori, partner e così via. Perché? Perché tra questi clienti, magari tra questi utenti, scusate, ci deve essere ovviamente lo scambio di informazioni, lo scambio informativo, quindi devono riuscire ad interagire tra loro. L'ultimo, ovviamente, intranet tipicamente c'è in tutte le aziende, è l'accesso limitato dall'interno dell'informazione. Quindi abbiamo all'interno dell'azienda dove abbiamo news, interfacce di ricerca, magari dati sensibili dell'azienda stessa, dove appunto soltanto gli impiegati devono poter accedere. Quindi anche qui, ovviamente, ambito di visibilità dei dati rispetto a chi si logga e chi vuole fare cosa, no? Altre classificazioni, quindi si basano invece sugli obiettivi e le tipologie di utenti a cui è rivolta l'applicazione.
E tipicamente abbiamo le applicazioni B2B, che sarebbero business to business, quindi l'applicazione rivolta alle imprese, cooperazioni di imprese, quindi che collaborano tra loro. E quindi siamo nella extranet perché abbiamo i partner, i customer e tutto il resto. Applicazioni B2B, B2C, che invece è business to consumer, che sarebbe il commercio elettronico. E invece nel caso in cui ci sono gli enti, quindi pubblica amministrazione ad esempio, che vanno a erogare il servizio e di nuovo collaborano tra loro, si parla di le varianti G2G o G2C. Vabbè, government to government o citizen. Giusto per definizione, per dire, si classificano anche in base a questa cosa qua, appunto, tutto ciò. Ok, quindi iniziamo adesso a fare i primi passi nell'architettura quindi del World Wide Web per capire appunto che succede nel momento in cui io digito sulla mia barra degli indirizzi l'URL www.qualcosa.it. Allora, beh, il World Wide Web ovviamente si basa sull'esistenza del client, che sarebbe il nostro browser, web browser, e il server. Ora chiamiamolo server web, poi vediamo come si specializza. Ovviamente per poter comunicare devono parlare la stessa lingua in un certo senso, quindi usano quello che è il protocollo HTTP, proprio per dialogare tra loro. Quindi l'idea è questa, il principio, c'è il browser, quindi questo client, che invia una richiesta al server per visualizzare una certa pagina e quindi dice HTTP, ok, http://www. e lo scrive. Il server web prende, tipicamente si usa la porta 80, per il protocollo TCP, che è il protocollo trasporto che prende questi pacchetti, però facciamo finta che non l'ho detto. Il server web quindi che fa? Prende questa richiesta, dice il client mi ha chiesto questo indirizzo, andiamo a vedere a che cosa corrisponde. E quindi gli risponde visualizzando quella che è la sua pagina. Qui quello che vediamo sotto è il codice HTML, che appunto a tag va a dire questa è l'intestazione del documento, qui c'è il corpo, l'utente mi ha chiesto questo, pa, glielo restituisco. Quindi semplicemente richiesta, risposta. Quindi client e server, questa è la più semplice. Però ovviamente, appunto, il client, ok, possiamo immaginarci soltanto il computerino, che quella parte lì va bene. Finché siamo da quella parte, poi c'è la nuvoletta che rappresenta sempre internet, è semplice. Perché, ok, il nostro computer può essere un computer portatile, un tablet e così via. Però dalla parte server, ovviamente, c'è un mondo. Perché noi diciamo il server prende la risposta e risponde, prende la richiesta e risponde. Però come lo fa? Dipende, di nuovo. Quindi vediamo quali sono i componenti principali che vanno a costituire l'architettura di un sistema informativo basato sul web. Magari adesso, un po' prima, sono 11:30, un'altra oretta, perché poi appunto la progettazione la vediamo dopo. Ho stomaco pieno, così si dorme meglio. Vediamo però almeno i pezzettini principali. Così iniziamo almeno a vedere che questa parte è un po' più carina. E mi credete. Allora, principalmente sono questi. Io quindi ve li elencherò tutti, faremo un sacco di esempi, diagrammi, però ovviamente ne inserirò qualcuno, anche se non c'è scritto qui, tipo il load balancer che ho nominato prima, vabbè, non l'ho elencato, però ve lo inserirò. Iniziamo quindi dal web server, però ne abbiamo già parlato tanto, quindi questo pure l'avete già sentito, script engine già un po' più antipatico, ma adesso vediamo a che serve, application server, questo fa la gran parte del lavoro, anche se l'abbiamo nominato pochissimo. Gli elementi di sicurezza, il firewall lo conoscete tutti, e l'IDS è quello che vi avevo annunciato prima, appunto Intrusion Detection System, che è molto carino. E poi vabbè, DBMS server e lo storage per dire la parte dei dati, chiamiamola così. Quindi immaginatevi già il pezzettino, client, la parte server, che è tra web, script engine e application server, e poi la parte di database. Quindi già immaginata tipo divisa in tre parti. Quindi iniziamo dal web server. Allora, si colloca, quindi vediamo prima dove si mette, tra l'utente finale, quindi il client, che accede al sistema attraverso il browser, quindi di nuovo scrivendo sulla barra degli indirizzi http://www, e il sistema informativo aziendale, il mondo, quindi tutto quello che c'è dall'altra parte. Il suo compito principale è quello di presentare le informazioni ai client, perché il client dice io voglio questa pagina, il web server gliela restituisce. Però chi la dà al web server? È tutto quello che c'è dietro, però almeno è lui che si interfaccia col client. Infatti che fa? Restituisce al client, in generale, pagine HTML statiche. Ora vediamo la differenza tra statico e dinamico. Un esempio di pagina statica, ve l'avevo già detto prima, il catalogo informativo dei prodotti, oppure la lista di fotografie, oppure un insieme di tele di un museo e così via. Quindi statica, uguale per tutti.
Se però è necessario generare delle pagine invece dinamiche, cioè che cambiano in base alla richiesta fatta all'utente, in base al tipo di utente che si sta collegando, allora questo web server, questo componente, interagisce con quello antipatico che si chiama Script Engine, e vediamo poi in che modo. Quindi questo che significa? Che il web server solo, ok, è quello che comunica col client, però da solo non riesce a gestire nessuna interattività con l'utente, quindi è limitato da questo punto di vista, tranne appunto passare da una pagina all'altra mediante i link ipertestuali. Quello non è dinamicità, quello è soltanto appunto il fatto che io clicco lì, da quella pagina posso andare a un'altra, questo link mi permette di aprire la finestra, però è sempre uguale per tutti, è sempre statico. Giusto per fare degli esempi, perché sono cose che esistono realmente, un web server tra i più noti abbiamo l'Apache HTTP server, che è il più usato, oppure in ambiente Microsoft l'Internet Information Services, oppure Tomcat, anche questo è abbastanza utilizzato. Quindi quello libero, software libero per eccellenza è Apache. Qualcuno lo conosce, forse chi ha fatto i siti, qualcuno l'ha usato questo, no? Sicuramente. Ok, quindi abbiamo visto che il web server che cosa fa? Prende la richiesta del browser, vede se la richiesta è valida, questo lo riesce a fare, elabora i dati, restituisce il codice HTML, quindi HTML statico sempre. Quindi il browser elabora il codice HTML e crea la grafica, quindi c'è la parte di presentazione, e quindi vedo la pagina, che magari ha il link, l'intestazione, tutto il menu di lato, al centro ha tutto il contenuto che appunto deve essere generato dalla pagina, e così via. Molti dicono che il nome di Apache è stato scelto per onorare gli indiani della tribù di Apache, vabbè, alcuni sostenitori lo sostengono, altri invece, ed è penso la cosa più veritiera, dicono che il nome deriva dal progetto Apache Server, e quindi collegato in questo modo, che significa che è un software preesistente a cui sono state applicate numerose patch, quindi tanti aggiornamenti, quindi a moduletti, ovviamente quando open source è quasi sempre fatto così, e quindi adesso abbiamo questo Apache, lo chiamano in diversi modi. Questo è l'esempio a cui tutti arrivano nel momento in cui iniziano ad usarlo. Una delle prime pagine che vedete, not found sempre. Questo è il web server appunto che ospita www.apache.org, che informa che la pagina che ho richiesto, questa era la index.html, tramite appunto quell'indirizzo non è disponibile magari su quel sito web. E a volte succede soprattutto quando non abbiamo acceso il server semplicemente, però tutti la vedono questa pagina, sempre. Chiusa Apache, vabbè, tutti quanti, sistemisti, programmatori, chiunque ha a che fare quindi con lo sviluppo di applicazioni, l'80% dei web server usa Apache, quindi davvero è più utilizzato. E normalmente, ovviamente, abbiamo visto anche prima, risiede su sistemi dedicati web server, però può anche essere eseguito su un computer dove ci sono altri server, oppure dove vengono utilizzati anche per altri scopi. Qua c'è un esempio, si può installare un web server su un normale personal computer allo scopo di provare il proprio sito web. Infatti è quello che facciamo tutti, insomma, i piccoli programmatori, oppure qui ad esempio ho tutta l'architettura che andremo a vedere, quindi ho la parte client, poi la parte server, ho il database anche qui sopra, tutto su una macchina quindi. Però cioè, ecco perché non si riesce a capire i pezzettini come interagiscono tra loro, perché noi ci vediamo il nostro personal computer, scriviamo il codice di programmazione che ci serve per appunto creare pagine web e comportamenti dinamici dietro, però non capiamo appunto, avendo un solo computer, come interagiscono le parti e quali sono le parti soprattutto, sembra un tutt'uno. È molto semplice da usare Apache, magari poi lo vediamo, è semplicissimo da configurare, sotto licenza GPL, documentazione ce n'è tantissima, sia in inglese che in italiano, chiara e completa, completo, funzionale, logo file, vabbè, tantissime caratteristiche, ovviamente su web se vi interessa ce ne sono tantissime. Quindi questa è la parte del server web. Ora vediamo questo Script Engine che si rappresenta e non si rappresenta nell'architettura, perché tipicamente a volte è incluso nel web server stesso. Si mette appunto quella rotellina di ingranaggio per dire che c'è questo motorino che genera queste pagine dinamiche. E infatti lo possiamo pensare come un processo più che come un dispositivo, ecco perché è incluso nel web server, che genera pagine dinamiche. E come genera queste pagine dinamiche? Interagendo con quello che è l'application server oppure il database, quindi DBMS server. Quindi è questo motorino che va a interpretare la lista di comandi che vengono inviati e bypassati attraverso il web server, che si chiamano script, sono semplicemente dei comandi, che sono ovviamente formulati con una sintassi determinata che è chiamata linguaggio di scripting, quindi abbiamo proprio lo standard che dice che ad esempio se sto scrivendo in PHP, allora questa istruzione mi sta dicendo che mi devo connettere al database. Se sto scrivendo quest'altra cosa, significa che devo formattare in questo modo. Ci sono comandi ovviamente ben definiti. E le pagine dinamiche vengono restituite al web server, che a sua volta risponde al client.
Quindi diciamo che il web server sta in mezzo. Ah, questo anche ve l'avevo già detto, che nell'architettura basata su Java si chiama Servlet Engine piuttosto che Script Engine, ma è una piccola nota. Ok, mo vediamo questa differenza di statico-dinamico che è dalla prima slide forse che ve l'ho detta. Allora, scenario 1. Un utente accede al sito degli spartiti musicali, così gli piace la musica classica, è in ricerca della sinfonia numero 9 di Beethoven. Quindi abbiamo l'utente, Homer, il web browser, quindi il client, il computerino, e poi sappiamo che c'è la parte web server e la parte di repository dove ci sono i dati, quindi abbiamo questi due server diversi tra loro. Quindi l'utente che fa? Digita l'URL, magari www.spartitimusicali/sinfonia9, non lo so. Quindi invia la richiesta HTTP, è così che si chiama proprio in base al protocollo utilizzato, web browser a web server. Il server che fa? Dice voglio la pagina oppure voglio questi dati. Sto parlando con il repository, col database, me li dai, il database risponde e invia la pagina web server che genera il codice HTML per farlo visualizzare e risponde. Quindi abbiamo HTTP request, HTTP response, quindi richiesta risposta con questo tipo di protocollo che va appunto a identificare i vari pezzettini che appunto costituiscono quello che è il pacchetto compreso dal cliente, altrimenti non riescono a comunicare tra loro. Quindi questa è la pagina statica perché la pagina visualizzata, quindi quella che abbiamo visto qui, che era la sinfonia numero 9 di Beethoven, è uguale, sempre, sarà sempre la stessa per tutti, finché magari su web server non viene modificata. Quindi se io tipo la cancello nessuno la vede, se la modifico tutti la vedono modificata, se è statica così la vedono tutti statica così. Qui si vede come appunto sia Lisa, questo qui non mi ricordo mai come si chiama, vedono appunto la stessa pagina, indipendentemente da chi accede al sistema, in questo caso al sito. Quindi questa è la statica. Semplicissima. Nella dinamica invece c'è un pezzettino in più tra i web server e i repository. Ci ho messo solo un rettangolino per adesso, per dire estensione lato server, una cosina così, che vediamo appunto che cosa fa. Supponiamo di avere qui due utenti invece di uno. Adesso ho rappresentato soltanto uno. Si collegano allo stesso sito di commercio elettronico, supponiamo vendita di libri in questo caso. Allora uno seleziona una copia della Divina Commedia. E un altro nel frattempo da Milano seleziona la copia dei Promessi Sposi. Quindi anche qui che succede? Digita l'URL di destinazione. Il web browser manda la richiesta HTTP al web server e quindi ovviamente qui oltre all'URL conterrà un identificativo dell'utente perché vado a capire, oh, scusate, a capire chi si è connesso. Cerco la pagina, quindi non arriva direttamente al repository perché cioè lui la manda al repository per dire dammi la pagina della Divina Commedia, però la sto dando ad Homer che me l'ha chiesta, ad esempio, non a un altro utente. Quindi questo gli invia la pagina, questo me la genera, che appunto è dinamica, e quindi è generata ovviamente in base ai dati richiesti dell'utente, e la manda al web server, che a sua volta, di nuovo, stessa storiella, genera il codice HTML e risponde. Quindi in questo caso la stessa pagina avrà ovviamente un aspetto diverso a seconda dell'utente, perché qui stiamo nella stessa pagina di, vabbè, Amazon per queste due, vabbè, però Divina Commedia Promessi Sposi, sull'acquisto di libri, però uno sceglie i Promessi Sposi e quindi va in una determinata pagina e magari è già loggato al sistema e quindi dice i tuoi ultimi acquisti ti potrebbe interessare, quindi è generata proprio dinamicamente, perché a te magari esce ti potrebbe interessare, visto che hai preso anche la Divina Commedia, che so, un altro libro particolare correlato a quello. Invece magari lei che aveva acquistato i Promessi Sposi, allora gli può interessare un altro libro, appunto, sempre sulla vita di Renzo, prima, insomma, che so, una cosa correlata, no? Quindi ovviamente è diversa. Quindi per riepilogare, possiamo immaginare pagine statiche, quindi abbiamo il client, la nuvoletta che c'è internet, il piccolo web server e qui dentro c'è scritto web pages e graphic files, cioè delle risorse statiche uguali. Facciamo proprio finta che ci sono dei fogli, uno accede, va e se lo prende, un altro utente che viene anche da un'altra parte va e si prende il foglio, vede la stessa cosa. Pagine dinamiche invece che succede? Al contrario, partendo da questo foglio, io ci aggiungo su una personalizzazione, quindi a partire da un template uguale per tutti. Mi sto connettendo io sono una donna e quindi ci sono le scarpe con i tacchi. Arriva un uomo, si prende un'altra cosa e vede le scarpe insomma, da ginnastica. Quindi è personalizzato ovviamente in base alla richiesta fatta dall'utente, in base anche al tipo di utente magari. Dipende sempre dall'applicazione. Ok, è chiaro? Ora pagine statiche dinamiche era più bello quell'esempio, no?
me le dico da sola le cose, lo so. Ok, andiamo all'application server, che ha il ruolo di middle tier, quindi quello che abbiamo visto prima, che sta in mezzo, diciamo, ed va a implementare l'ABL dell'applicazione web. Quindi che cosa fa? In poche parole, gestisce gli accessi degli utenti e della sicurezza. Quindi nel momento in cui io sto facendo il login, il web server prende la richiesta e la manda all'application server che va a controllare se l'utente è connesso oppure no. Ovviamente lui poi chiederà al database per dire esiste Mario Rossi con questa mail, sì o no? E poi risponde. Gestisce quindi anche l'accesso al database o in generale sorgenti di dati esterne, perché possono essere anche dei file XML, file strutturati, non per forza database. E gestisce anche la replica e il bilanciamento del carico, che è quello di cui avevo parlato prima. Se ci sono tantissime richieste, ovviamente c'è bisogno di una qualche procedura oppure anche di un dispositivo che mi va a gestire proprio il carico di richieste che arrivano al server. Anche per il ripristino dei guasti, infatti può anche monitorare quali sono gli utenti attivi, quanti si sono collegati in questa giornata, che cosa è successo dopo il guasto, quanti non si sono più connessi dopo, i processi, gli oggetti applicativi, quindi guasti hardware e software, insomma tutta la parte quindi del ripristino, e gestire anche le transazioni. Questa è una delle funzionalità più importanti, principali. Infatti permette appunto proprio la definizione di queste transazioni che possono essere eseguite o con successo e quindi dà quella che è una risposta di ok, è andato tutto correttamente, oppure che necessitano di quello che in gergo si chiama rollback, cioè è andato qualcosa male, rifacciamo tutto da capo. Quindi è insomma la parte clou della parte transazionale quando si ha a che fare appunto con siti che gestiscono pagamento o in generale appunto una transazione tra due utenti. Anche la condivisione di risorse, e infatti può gestire appunto la condivisione dell'accesso alla base di dati. Interoperabilità con sistemi legacy o preesistenti, quindi anche qui abbiamo sistemi vecchi, e l'application server che si occupa di dire ok, ho questo sistema del 1518, so che per connettermi a questo devo utilizzare questo tipo di istruzione, questo tipo di struttura. E anche supporto allo sviluppo di applicazioni multiprotocollo multilinguaggio, quindi fa proprio la parte più pesante e più onerosa. Quindi potete immaginare che magari è il componente che verrà replicato un po' di più, visto che ha bisogno di fare tanto lavoro. Tra i più noti application server ci sono JBoss di J2E, WebSphere di IBM, WebLogic di Oracle. Questi sono i più famosi, ma ce ne sono tantissimi. Wikipedia dà una lista lunghissima, potete vedere lì. Quindi adesso vediamo un pochino gli elementi appunto di sicurezza, dove vanno inseriti e quali sono principalmente, per vedere appunto come garantire quella che è la sicurezza a livello operativo, cioè nel momento in cui il servizio è su deve essere appunto sicuro e controllato. Il firewall, conoscete tutti, no? Penso che avete almeno attivo quello Windows default, almeno, spero. Quindi è un componente appunto hardware o software, nel vostro caso appunto è installato come software, che ha lo scopo di controllare il traffico in entrata e in uscita, quindi in entrambe le direzioni, della rete da proteggere. Ovviamente l'obiettivo è quello di prevenire, rilevare e annullare eventuali attacchi e richieste non autorizzate. Qui ovviamente dipende da come l'apparato oppure il software viene configurato, perché ad esempio la configurazione è un pochino più professionale, cioè fatta appunto da utenti esperti, è quella di mettersi a fare proprio tipo quelle che sono le tabelle blacklist e whitelist, chiamiamole così, per dire su questi siti puoi andare e su questi altri no. E quindi ovviamente fatte in quel modo sono molto più sicure, però insomma se ogni volta al sito vuoi che questo deve accettare l'ingresso e l'uscita di dati, sì, no, cioè poi diventa comunque anche noiosa la navigazione. E quindi possiamo considerarlo appunto, come dice Wikipedia, come un apparato di rete hardware, quindi o software, di ingresso e uscita, quindi bidirezionale, questo è importante, che appunto deve essere configurato in maniera opportuna e deve agire appunto in maniera centralizzata, quindi è il fulcro. Se da qui non passi, non puoi passare da un'altra parte. Quindi deve essere configurato nella maniera opportuna e corretta. Quello che si fa tipicamente è confondere il firewall con qualcuno di questi elementi, tipo il modem, il router, perché c'è chi dice che sta insieme al modem, c'è chi dice che sta insieme al router. È vero che a volte possiamo avere un dispositivo che fa tutto, però cerchiamo di vedere appunto quali sono i veri pezzettini, chi fa cosa, quali sono gli obiettivi principali di ogni componente, di ogni pezzettino, per cercare appunto di non confondere.
non pensare appunto che magari il firewall è quello che fa la modulazione e la demodulazione. No, quella è la parte del modem, che appunto va a modulare e demodulare trasmissioni digitali in analogiche e viceversa. Questo qualcuno ha un modem a casa ancora? Ormai tutti col wireless forse sta già integrato. Avete un modem esterno? No, nessuno più, no? Il router invece, a differenza del modem, è un punto di connessione internet-intranet, cioè non c'è il disegnino, si disegna tipicamente come un cerchietto, con una X sopra, che appunto va a fare quelle operazioni che si chiamano di instradamento o di forwarding, cioè mi arriva quello che si chiama pacchetto, una comunicazione, una richiesta. Allora il router capisce, in base all'indirizzo che io ho inserito, dove andarlo a inoltrare, perché la rete ovviamente non è fatta da un solo nodo, ci sono tantissimi nodi, no? E quindi magari riesce anche a capire qual è il percorso minimo, magari più corto, più veloce, quindi per arrivare alla destinazione richiesta all'utente, quindi fa proprio quello che è l'instradamento, e quindi fa hop 1, hop 2, salto 1, salto 2, salto 3, arriva a destinazione. Però magari uno dei salti che è stato identificato ha subito un guasto, quindi deve essere anche intelligente a dire non posso fare questo percorso, devo fare quest'altro. E quindi si va a calcolare le altre tabelle di routing. Quindi questo è un pochino quello che riesce a fare, però principalmente consente appunto ai browser di connettersi a web server. Quindi è proprio quello che sta tra il client, la nuvoletta e tutto il mondo che c'è là dietro, no? Quindi il router c'è sempre. Il firewall invece abbiamo già visto che va appunto a separare il mondo esterno, quindi quello di internet dove c'è la parte quindi del client, da quello che è la rete aziendale intranet. E blocca, dovrebbe bloccare i tentativi di intrusione e le richieste non autorizzate. Per far questo, quindi oltre alle classiche tabelle, che si chiamano anche access control list, con queste liste si definiscono certe regole, che si chiamano access control rules, per dire appunto tu puoi, tu non puoi, tu puoi, tu non puoi. Ovviamente si fa anche, magari senza mettere proprio l'indirizzo, come l'host name, quindi www.ebay.it, si fa con gli indirizzi IP. Quindi si mette tutta una classe per dire tutto questo insieme, da qui a qui non devono entrare, non mi interessa. Io voglio soltanto che questi altri, quelli della LAN, ad esempio, possano entrare. Io li conosco con gli indirizzi e quindi li metto specifici, con una classe, con un intervallo. Immaginatevi un range, semplice. Quindi però può essere appunto un unico dispositivo che svolge sia entrambe le funzioni, quindi di routing e di firewall. Quindi possono stare insieme, possono convivere, diciamo. Il firewall quindi può essere realizzato o con un semplice computer, che deve avere almeno due schede di rete, appunto una per l'input e l'altra per l'output, e poi ci serve questo software apposito proprio per fare questo filtraggio, diciamo. Oppure come una funzionalità logica che è inclusa in un router, quindi il router può agire anche da firewall in questo modo, grazie a questo softwareino, diciamo. Oppure implementato su un apparato hardware dedicato, proprio un pezzettino che fa soltanto il firewall e viene attaccato con il cavo di rete da una parte e dall'altra, quindi è un ingresso e un'uscita. Oppure ci può essere quello che è il firewall personale, che come si chiamava quello? Sygate? No, non mi ricordo mai il nome, che è un programma appunto installato sui normali calcolatori che va a filtrare appunto proprio i pacchetti, viene configurato man mano, cioè nel momento in cui io faccio la connessione, magari si utilizza tipo per chi ha ancora i server che sono Windows XP o Windows 98 addirittura, che appunto nel momento in cui tipo si va a connettere a internet, visto che non ha tutte le protezioni, adesso ormai non ci sono più gli aggiornamenti, quindi è ancora meno protetto, nel momento in cui vado su un sito mi chiede sempre appunto vuoi aggiungere questo sito alla lista dei tuoi siti su cui puoi andare? Sì, ma te lo chiede ogni volta, davvero è pesante, però se magari quel server appunto lo devi usare soltanto per connetterti al sito dell'università ad esempio, lo puoi fare, perché dice voglio soltanto quel sito, se invece lo devi usare per cose un pochino più complesse ovviamente usi altri metodi, insomma anche direttamente un apparato dedicato, dipende quindi ovviamente sempre dagli obiettivi. Invece questo componente, che è l'Intrusion Detection System, può essere anche qui sia un sistema software che un sistema hardware, che invece va ad automatizzare il processo di monitoraggio, perché va appunto a... è come se appunto monitora proprio la rete, è come un sensore che sta lì. Nel momento in cui si verifica un'azione che magari era stata pensata, quindi se succede questo, allora significa che c'è stata un'intrusione, quindi dà l'allarme. O dall'allarme a un altro componente oppure blocca, indipendentemente, dipende da come viene configurato. E infatti appunto, vabbè, tutte le intrusioni definite come tentativo di compromettere la confidenzialità dei dati, che
che sono appunto sensibili, l'integrità, perché magari se un attaccante appunto attacca, scusate il gioco di parole, il nostro sistema magari va a cambiare il flusso dei dati, quindi invece di arrivare lezione 26 maggio arriva lezione 30 maggio, quindi comunque sconvolge ad esempio i piani degli studenti che devono seguire la lezione. La disponibilità anche, magari invia un sacco di richieste, quindi fa quello che si chiama l'overflow di richieste al computer e quindi compromette la disponibilità del sistema, perché magari è come se simulasse 100 utenti in contemporanea, invece è lo stesso che lo sta facendo e il sistema va giù, perché magari ne supporta, supponiamo, 80. Quindi ci sono diversi tipi di attacchi. E questo componente spesso appunto interagisce o con il firewall per reagire automaticamente ad ogni attacco, quindi dice io sensore ho appena rilevato una presenza, quindi blocca, oppure appunto può agire anche con gli altri componenti. Infatti abbiamo due tipologie distinte principali di IDS, quello basato sulla rete, network based, e quello basato sull'host. Il primo che fa? Analizza il traffico di rete, sono dei veri e propri software, tipo un pannello di controllo che va a vedere tutti i pacchetti scambiati con tantissimissimissimi dettagli e va appunto per identificare le intrusioni e quindi monitora non solo host ma tutta la rete, quindi vede proprio tutto quello che succede. Ovviamente le modalità di visualizzazione sono infinite, fatte in maniera tale che possa, cioè magari una rete è grandissima, quindi utilizzo magari un grafico fatto in un certo modo in maniera tale che sia visibile immediatamente l'eventuale guasto. Oppure host based, cioè è un agente, chiamato un po' così, che analizza invece l'host alla ricerca delle intrusioni. Quindi è come se io ci mettessi una piccola telecamerina qui sopra che mi va a controllare appunto il mio host. E quindi le intrusioni vengono rilevate analizzando ad esempio tutti i file di log del sistema, è un po' tipo il nostro antivirus personale, diciamo un po' così, non è molto corretto, però per far capire appunto in che modo, cioè se qualcuno ha fatto accesso al nostro computer, quindi vado a vedere i file di log che mi dicono questo indirizzo IP a quest'ora di questo giorno ha aperto questa cartella. E quindi, cioè, se l'indirizzo IP è diverso dal nostro, voi dite scusami, c'è cioè, chi l'ha fatto, quindi già da lì si riesce un po' a capire. Qui vabbè, poi anche il system call, modifiche a file system, insomma, da tutte le attività che sono state fatte in background e noi che magari non abbiamo visto, si riesce a capire appunto se qualcuno è entrato nel sistema oppure no. I componenti principali dell'IDS sono quindi uno o più sensori, proprio perché davvero sono proprio veri e propri sensori, infatti sono rappresentati con dei pallini messi sulle interfacce, appunto, oppure sui collegamenti, appunto, tra un componente e l'altro, che sono utilizzati per ricevere le informazioni della rete oppure dai computer, proprio per ascoltare. Una console, ovvio, per monitorare lo stato della rete dei computer, quindi quelle che ha quelle modalità di visualizzazione che vi dicevo, ovviamente facili da interpretare immediate, per capire subito se c'è intrusione o meno. Un motore, ovvio, che analizza i dati che provengono dai sensori e dice, quindi se mi ha dato il 5 significa che c'è qualcuno, se mi ha dato il 3 significa che è tutto ok, se mi ha dato il 2 è solo una possibile intrusione ma non lo è. E il database, ovviamente, su cui si appoggia questo motore, chiamato motore di analisi, dove ci sono ovviamente tutte le regole utilizzate per capire se la sicurezza appunto è stata violata o meno. Il più semplice IDS, quello che ci piace di più, è un dispositivo che ha tutte queste cose insieme, quindi si va a mettere lì in un solo apparato, si attacca magari allo switch della nostra rete, quindi è lì e fa tutto il lavoro per noi. Quindi la maggior parte delle volte invece di mettere sensori è tutto in uno. Noi lo rappresenteremo così poi nell'architettura. Ok, questo ad esempio tipo non c'era nell'elenco dei componenti, però l'ho inserito soprattutto perché in alcune soluzioni architetturali, l'esempio è ArcGIS, voi l'avete visto ArcGIS o lo vedrete forse? Non ancora? L'ultima parte. Ok. Non consigliano ad esempio l'utilizzo di firewall tra i componenti server e quindi dicono appunto di mettere quello che è un reverse proxy web server, che è un parolone e vediamo appunto a che serve. Infatti la tecnica utilizzata appunto è quello, un server web proxy inverso. Quindi vediamo prima che cos'è un server proxy classico, che significa metterlo inverso, così capiamo perché sto ArcGIS lo vuole mettere in questo modo. Ovviamente, beh, in una rete perimetrale, chiamata anche questo è difficile da dire questa parola, demilitarized zone, ce l'ho fatta. Ok, server proxy, qui si vede semplicemente, opla, che abbiamo una rete interna, quindi questo proxy è una rete esterna, almeno capiamo dove lo collochiamo, in mezzo.
Il principio di funzionamento lo facciamo direttamente con un indirizzo IP e con l'esempio pratico perché si capisce subito. Abbiamo un server incaricato, diciamo, quindi che fa da intermezzo, da un'applicazione per effettuare una richiesta su internet al suo posto. Quindi è l'intermediario tra you e destinazione. Cioè, ad esempio, c'è un server che ha indirizzo IP 1.1.1.1, così. Il proxy server che fa? Prende la richiesta di questo server che si vuole connettere appunto all'indirizzo IP, non ce l'ha la destinazione, vabbè, ha una possibile destinazione, allora che cosa fa? Vabbè, fa il contenuto di caching, fa il filtering, rende anonimo il client, ha indirizzo IP 2.2.2.2, richiede ad esempio la pagina o qualunque tipo di informazione alla destinazione al server. Questo server però si vede come mittente, non 1.1.1, ma 2.2.2. Quindi non capisce che è stato ad esempio lui a farmi questa richiesta, perché l'indirizzo IP, che è quello che mi identifica il cliente, è diverso da quello di destinazione. Quindi è proprio come se proprio l'intermediario, chi sta nel mezzo, io lo passo a lui, lo passo a me, te lo passo a te, quindi tu non lo conosci proprio il mittente. Quindi, quando un utente, quindi un client, l'applicazione client, si connette a internet, quindi che vuole stare appunto questo proxy, si connette al server proxy e gli dà la sua richiesta. Il server proxy si connette al server, che appunto, vabbè, elabora la richiesta, ovviamente in base al tipo di richiesta si può connettere a un database, come abbiamo già visto, oppure la restituisce direttamente la risposta, risponde quindi al proxy, e il proxy risponde al client. Quindi c'è solo un pezzettino in più, perché non va? Ok, c'è soltanto un pezzettino in più. Quindi questo è il proxy semplice in generale. Però ormai, vabbè, con l'utilizzo di TCP/IP quasi non viene più utilizzato perché viene usato con i gateway, con i router, è una funzionalità che viene implementata quindi da questi dispositivi, però comunque sono sempre attuali e anche utilizzati grazie ad altre funzionalità che sono comunque molto importanti. Funzioni di cache, infatti si parla proprio di server proxy cache, cioè capacità di mantenere in memoria le pagine visitate più di frequente. La cache sicuramente ce l'avete abilitata quasi tutti su internet, perché vi rendete conto che magari se andate su una pagina arriva prima rispetto a un'altra, oppure a volte sicuramente vi può essere capitato che andate su una pagina e vedete la versione precedente, non aggiornata, però dovete fare il refresh, non so, sicuramente per il risultato di qualche esame, tipicamente succede. E quindi questo perché? Per poterla appunto fornire in maniera più rapida possibile. Quindi riduci il costo della banda, riduci il tempo di accesso, riduci la noia da parte degli utenti che devono aspettare che la pagina ritorni. Quindi tipicamente abbiamo queste richieste web, quindi tanti client, 6 client, sono inviate al proxy, quello che si chiama appunto proxy cache server. Che cosa fa lui? Salva in locale queste copie di file e quindi quando un cliente la richiede, se ce l'ha in locale, gliela restituisce direttamente. Se però non ce l'ha, oppure magari quello che si fa è settare un determinato time, cioè se tipo è passato, che so, sono passate 2 ore dall'ultima volta che questa pagina è stata richiesta, può essere che sia stata aggiornata, quindi è meglio che mi prendo quella aggiornata dal server. Quindi il proxy parla col web server e richiede appunto il documento originale restituendolo al client. Se invece il client mi ha chiesto 2 minuti fa che ha visto che il risultato dell'esame non è uscito, mi fa di nuovo F5, mi aggiorna la pagina, io gli restituisco la stessa in 2 secondi. Proprio perché la copia che ho in cache è ancora, insomma, utilizzabile magari, in base appunto, quella del tempo può essere solo una delle possibili soluzioni, insomma, da adottare. Quindi questa è una possibile funzionalità, che è davvero molto utile. L'altra anche è il filtraggio, perché è possibile, quindi grazie a un proxy posso fare in maniera tale che ci sia un intermediario che fa le cose al posto mio, uno che mi funziona da cache anche, e mi fa anche il filtraggio, quindi comunque ha tante funzionalità utili. Infatti è possibile appunto assicurare quello che è il controllo delle connessioni mediante quelle che sono i file di log. Noi infatti in architettura mi sa che poi lo metteremo proprio per i file di log, che va a registrare in maniera sistematica le richieste dell'utente. Cioè per dire, l'utente, immaginatevi che c'è una serie di client che stanno in una LAN, quindi un insieme di dipendenti. Allora ci mettiamo questo content filtering server, quindi il proxy, che sta un po' prima quindi della connessione a internet verso web server. Quindi sì, facciamo proprio l'esempio, c'è scritto anche sotto, definire le estensioni dei file di quali è bloccato il download, gestione dei log attraverso i quali è possibile avere un quadro dei siti visitati. Quindi l'esempio di un'azienda, abbiamo 5 dipendenti della LAN e noi vogliamo
spiare, no, controllare quello che fanno, perché loro dovrebbero lavorare, quindi facciamo finta che nelle pubbliche amministrazioni, quindi devono accedere, che so, al sito della regione, comunque a Google per fare le ricerche. Quindi se noi vediamo che nei file di log tra gli indirizzi visitati abbiamo YouTube o altro, cioè ovviamente si può pure appunto fare un filtraggio e bloccare direttamente le richieste, oppure semplicemente non filtrare, però controllare, poi a fine mese, insomma, si possono prendere provvedimenti. Quindi comunque è utile anche dal punto di vista del monitoraggio della rete in generale, quindi anche se filtrare e controllare. E l'ultimo, anche importante, per l'autenticazione, perché visto che riesco a capire che quel dato cliente, quel dato client con indirizzo IP 1.1.1 si sta connettendo, significa che sto anche capendo chi è, e quindi ok, tu puoi passare. Se invece vedo che l'indirizzo IP è diverso, allora lo blocco direttamente, oppure magari posso anche cercare di spiarlo per vedere cosa vuole fare e capire magari i punti deboli magari della mia rete. Ci sono anche queste tecniche. E quindi sarà facile dare accesso appunto alle risorse interne dell'azienda, oppure direttamente anche esterne, solo a quelle autorizzate, perché magari il capo può andare su YouTube, quindi se mi arriva l'indirizzo IP del capo non lo blocco, se mi arrivano gli indirizzi IP dei dipendenti invece blocco la connessione. Quindi questo è un altro esempio. Quindi questo è per capire com'è il proxy e a cosa serve. Vediamo sto coso inverso, perché è il riverso. Questo, il reverse proxy web server, è quindi un server proxy che permette agli utenti di non accedere alla rete internet, ma agli utenti di internet di accedere ad alcuni server interni. È un po' il contrario. E infatti abbiamo la rete esterna, quindi è un pochino shiftato, cioè messo al contrario, riflesso. Rete esterna, quindi internet, client remoto, questo reverse proxy, e poi il server interno, l'internet di un'azienda. Quindi grazie al reverse proxy, il server web è protetto dagli attacchi diretti dall'esterno. È il contrario, cioè cosa che rinforza ovviamente la sicurezza della rete interna. Vabbè, questa è la cache, può alleggerire il carico, quindi infatti si parla anche di acceleratore, si parla di server accelerator. Grazie agli algoritmi può anche servire per ripartire il carico e quindi fare di nuovo da load balancer, e quindi arrivano le richieste, allora capisco quanti ce ne sono dietro e gestisco appunto tutte queste richieste che sono arrivate, alleggerisco il carico, oppure appunto in generale come acceleratore. Questo è l'esempio con ArcGIS, così si capisce, spero, meglio. Allora, io non vedo senza occhiali, allora abbiamo il client solito, poi c'è il firewall, poi c'è un reverse proxy web server, un altro firewall, un ADF web server e poi gli ArcGIS server. Ma con MS3 ce ne possono essere anche di più. Quindi che succede? Il web server proxy, che è quello lì inverso, quindi il primo dall'alto in basso, riceve richieste HTTP in ingresso, perché c'è il client, no? Attraverso il firewall. Quindi già il firewall all'inizio già inizia a bloccare le risorse, richieste che arrivano appunto da chi non è abilitato ad accedervi, che limita ad esempio il traffico a una porta nota, che solitamente, come avevo detto già prima, è la porta 80. Quindi c'è il client, invia la comunicazione, il firewall già controlla, eventualmente blocca, e quindi arriva al reverse proxy web server. Invia la richiesta attraverso un altro firewall, che però ha una porta sconosciuta, l'utente non sa che porta viene usata, al server web, che è appunto quello ADF per la pubblicazione dei framework di sviluppo appunto di questo tipo, che ospita applicazioni e servizi web ArcGIS e risiede in una rete interna sicura. Quindi questo che significa? Che questo server, in poche parole, è l'ultimo che ci interessa di più, è libero di stabilire delle comunicazioni che non hanno vincoli, non sono restrittive in termini appunto di indirizzi IP, accessi e non accessi, con gli altri componenti di ArcGIS server. Perché tanto la porta non è nota, quindi nessuno può accedere, ci vuole fortuna per non dire altro, a capire che tipo di porta è stata utilizzata. E quindi in questo modo tutto il server GIS ha una rete interna sicura, quindi non richiede firewall tra i suoi componenti, proprio perché c'è questa cosa nascosta. E quindi per quello viene messo, proprio per fare tipo la cosa inversa opposta, quindi ecco perché è il reverse. Ok, qui vi potrei ancora ubriacare, o ci fermiamo, che dite? Perché ora c'è la parte dei dati, che appunto anche è un pochino specifica, che va a dire come sono collegati appunto i database ai vari sistemi. Ditemi voi. Lui non è morto ancora. E prima è ricrollato. Continuiamo un altro po' e poi facciamo pausa, così. Ditemi voi. Pausa. Pausa. Ok.
Ok, riprendiamo così poi facciamo la pausa pranzo, finiamo con i pezzettini di elementi del sistema, così poi nel pomeriggio diciamo, quindi post pranzo, vediamo un pochino di parte pratica, quindi davvero facciamo, uniamo insieme i pezzettini proprio con le concine, così vediamo dove vanno posti all'interno di un'architettura. Allora, gli ultimi pezzi che ci mancano sono il DBMS Server, che si occupa della gestione dei dati, quindi tipo MySQL, Oracle, quelli che vi ho fatto vedere, che possono essere di tantissimi tipi, relazionali, non relazionali, a oggetti, ce ne sono di diversi tipi. E in generale lo storage, li ho messi insieme proprio perché comunque si tratta di gestione di dati, quindi lo consideriamo tutto insieme, appunto, che si divide in DAS, NAS e SAN. Vediamo un attimo che cosa si intende. Allora, quindi lo storage in generale rappresenta la possibilità di gestire, quindi salvare informazioni per lunghi periodi di tempo, quindi comunque devono essere informazioni persistenti, in grado di garantire coerenza e consistenza indipendentemente dalle condizioni di funzionamento dei singoli sistemi. Questo che significa che appunto dobbiamo avere la giusta replica o clonazione dei sistemi in maniera tale che in caso di guasti c'è qualcuno appunto che si occupa della gestione di questi dati, magari appunto degli stessi dati, in un'altra apparecchiatura. Le best practice oggigiorno nel settore sono le DAS, NAS, non è quella dei carabinieri, e SAN. DAS sta per Direct Attached Storage, NAS Network, SAN invece è Storage Area Network. Le SAN sono quelle più famose, se così possiamo dire. Quindi vediamo un attimino quali sono le differenze, giusto per capire come si collegano e quindi capire perché magari in un'architettura ci andiamo a mettere un singolo database, una singola macchina, magari nel caso di architettura semplice, oppure ci scriviamo appunto SAN disegnando diversi cilindri per dire che appunto c'è una batteria di server messi in un determinato modo. Il DAS, come si vede appunto dalla figura, è, vabbè, la soluzione è presente da più tempo, perché è la prima appunto che è stata introdotta. Il dispositivo di storage, quindi come possiamo vedere dalla slide, viene connesso direttamente con la macchina che richiede risorse disco, cioè con la macchina che va a richiedere appunto quali sono i dati, insomma, di cui necessita. Ovviamente in questo caso la limitazione qual è? È che è legata all'impossibilità di utilizzare risorse condivise tra più utenti, proprio perché la macchina che ha i dati, che ospita i dati, è collegata appunto direttamente soltanto a quel server, a un'unica macchina. NAS invece è la soluzione che rappresenta la strada, diciamo, un po' più economica e garantisce risorse di storage che sono elevate, comunque condivise su un numero di sistemi che può variare o da poche unità, come in questo caso due, o addirittura arrivare anche a un centinaio. E quindi qui vediamo che il NAS, quindi è attaccato direttamente a quello che si chiama bus di sistema per fare in modo appunto che possa essere usato da tutte le unità. E la maggior parte delle volte è dotato di un vero e proprio sistema operativo ottimizzato. La maggior parte delle volte è una versione ridotta di Linux o Windows, più Linux, è studiato appunto per gestire i dischi e in generale l'accesso ai dati, quindi ottimizzato soprattutto per quel tipo di procedure. La SAN invece, che appunto è la soluzione in assoluto più distribuibile e scalabile, quindi flessibile, dove abbiamo che diversi sistemi vengono collegati tramite dei link ad alta velocità, in generale si usano degli switch, quindi quel dispositivo celeste, blu, insomma, che si vede appunto connesso, che a loro volta sono connessi a diverse unità disco. Quindi abbiamo batteria di server, lì ce ne sono tre, ma davvero ne possiamo avere tantissime, dispositivo di switch che mi consente appunto di connettere i vari dispositivi con tutte le macchine appunto che sono collegate. Quindi in questo modo c'è proprio questa connessione, questa condivisione trasparente a tutti i dischi che lo richiedono. Quindi anche qui è proprio evidente la flessibilità e la scalabilità di questo tipo di soluzione architetturale che fanno appunto delle SAN quelle più utilizzate soprattutto in ambito aziendale, in ambito enterprise. Quindi le differenze è che un NAS può contenere una quantità limitata, anche se grande, di dischi, però una SAN è scalabile a piacere. Quindi in un momento X posso decidere di scalare l'architettura perché mi rendo conto che le prestazioni stanno diminuendo, si stanno abbassando, quindi decido di aggiungere un'altra macchina. A favore dei NAS invece giocano il basso costo, quindi costano un po' di meno, e la semplicità anche di installazione, che quindi le rendono diciamo un pochino più adatte alle piccole e medie imprese.
Comunque un NAS può anche essere utilizzato come nodo di una SAN, quindi può anche essere incorporato all'interno di una storage area network. Quindi significa che chi vuole partire in piccolo, quindi all'inizio magari si va a scegliere la NAS e poi passare appunto alla soluzione un po' più scalabile fino ad arrivare a una SAN. Quindi questo è il percorso che si fa tipicamente. Senza perdere ovviamente gli investimenti fatti in precedenza, quindi apposta proprio perché il NAS è anche un po', caratterizzato da costo minore. Il load balancer, questo l'abbiamo visto, però questa immagine lo chiarifica abbastanza. Allora, si vede appunto quindi che il bilanciamento del carico, load balancing, è una tecnica che consiste nel distribuire il carico, quindi come dice la parola stessa, di uno specifico servizio tra più server. Un esempio è la fornitura di un sito web, quindi davvero anche la classica richiesta di una pagina HTML. Offre scalabilità e anche maggiore affidabilità dell'architettura, proprio perché appunto questo dispositivo va a vedere quali sono appunto i server più scarichi e ne passa la richiesta. E qui c'è appunto un esempio, abbiamo il client, la nuvoletta, la nostra internet, il dispositivo che fa load balancer, a volte è anche lo switch stesso che ha questa funzionalità, quindi basta anche uno switch più load balancer che fa il tutto. Abbiamo una batteria enorme di server e poi magari accesso ai dati, quindi in questo caso quindi non è condiviso, ci può essere anche appunto una SAN a cui tutti i server accedono. Lì c'è round robin per dire che una politica di gestione della coda, tipicamente si usa quella, che è tipo un token che viene dato appunto a un server in maniera tale che appunto tutti a turno vengono utilizzati, perché magari c'è uno scarico sempre perché non viene considerato, no? L'esempio è questo, arrivano 10 richieste per una pagina web e supponiamo di avere un cluster di 3 server, quindi non tantissimi. Quindi diciamo che ad esempio alle prime 3 risponde il primo server, le altre 3 il secondo e le ultime 4 il terzo. Quindi magari decide di fare così, in maniera tale che tutti e 3 vengano utilizzati, anche contemporaneamente, e che quindi nessuno si trovi a dover aspettare la pagina, la richiesta della pagina. Magari il terzo ha 4 richieste, quindi supponiamo che abbia raggiunto il massimo, quindi magari gli chiede un pochino di tempo in più, però sempre che almeno viene, la pagina viene restituita, appunto, la richiesta viene portata a termine. Quindi la scalabilità perché? Perché se necessario si possono aggiungere nuovamente nuovi server e cluster tranquillamente, proprio perché il sistema di load balancing appunto si va a registrare per dire ce n'è un altro, quindi nella tua politica di bilanciamento considera che da 10 sono diventati 12, ad esempio. L'affidabilità perché? Perché la rottura di uno dei server non compromette il funzionamento, quindi c'è ancora continuità operativa, si dice che infatti che è fault tolerance, come aggettivo. Esistono ovviamente diverse soluzioni, sia hardware che software, quindi come già avevo pronunciato si può considerare o un dispositivo quindi, che fa da load balancer, oppure lo switch che fa da load balancer, oppure un software. Infatti ad esempio nell'ambito del software libero abbiamo Linux Virtual Server che si occupa di fare il bilanciamento del carico. Ok, allora adesso sono le 12:29, qui inizia adesso tutta la parte architetturale, che quindi fa vedere come tutti i pezzettini insomma, che abbiamo visto, prendiamo una slide riepilogativa, ecco qua, abbiamo visto come c'è il web server, script engine, application server, firewall, quindi tutti gli elementi di sicurezza, tutti gli elementi che mi consentono di parlare col client, quindi web server che fa le pagine statiche, lo script engine che magari fa il motorino per generarmi quelle dinamiche, l'application server che invece mi va a gestire quella che avevamo chiamato in principio la business logic layer, quindi tutte le attività di back-end, chiamiamole così, quindi la validazione dei dati e quant'altro. E poi c'è tutta la parte di gestione dei dati, gestione e anche la parte di accesso, quindi interfaccia. Quindi considerando tutti questi elementi, e anche elementi ovviamente di interconnessione, come ad esempio router, modem, switch stesso, vedremo appunto come andarli a mettere insieme per creare appunto le soluzioni architetturali presenti appunto sul mercato oppure in generale proprio nel momento in cui si va a progettare un'architettura. E tipicamente, le soluzioni possibili sono diverse in base ovviamente a che cosa. Quindi questa è la progettazione dell'architettura. Nel momento in cui dobbiamo decidere come progettarla, ovviamente dobbiamo pensare quante macchine usare, che costi abbiamo, quindi quanti server, quanti database, quanti client devono accedere al servizio, se il servizio è transazionale, quindi devo prevedere più sicurezza rispetto a un servizio di catalogo, se ci sono dati multimediali, quindi magari devo considerare un server che si occupa soltanto di quella gestione, oppure capire in che modo duplicare o partizionare i dati e perché. Ovviamente la risposta è sempre dipende dal tipo di applicazione, dal contesto in cui stiamo operando, però
in letteratura comunque ci sono appunto diciamo, i passi standard da seguire e capire appunto come inserire i vari pezzettini nei punti giusti. Proprio perché il problema della progettazione architettura consiste appunto nell'andare a stabilire quante macchine devo inserire in ogni tier, come collegarle, dove e come mettere i dispositivi di sicurezza e quindi comunque determinare quali elementi andare a installare sulle macchine separate o non separate. Però io suggerirei davvero di, perché sono queste, two tier single host, three tier dual host, three tier con server farm e five tier con server farm. L'ultima è quella più complessa, che però risulta anche la più costosa, però la più sicura. Quindi, di nuovo, qui se abbiamo più soldi, però necessitiamo di più sicurezza, ovviamente adottiamo quest'ultima soluzione. E quindi poi, una volta finita quindi, tutta questa casistica di disegni e diagrammi, ci caliamo nel contesto Web GIS, quindi vediamo in quel caso appunto che tipo di soluzione architetturale si utilizza, almeno tipicamente perché comunque alla fine è sempre libera. Tipicamente vi appena annuncio comunque che essendo client server è three tier e vediamo in che modo il client è appesantito o meno. E poi una volta visto quindi questo contesto Web GIS, presentiamo anche la parte distribuita, solo l'architettura per farvi vedere come sono divisi i modelli di ArcGIS. E poi vi faccio vedere un video che riepiloga un po' tutto quello che ho detto, però è bellissimo, in inglese fatto proprio bene, così spero che vi rimanga qualcosina. E poi nel pomeriggio, verso la fine, proprio per rilassarci un po' di più, facciamo tipo appunto un'architettura proprio con i pezzettini. Mi sono salvata le iconcine che rappresentano i vari componenti e quindi li colleghiamo insieme, così almeno un pochino anche più interattivo e siamo un po' più svegli perché dopo pranzo, insomma. Quindi davvero, visto che qui ci dobbiamo addentrare, io direi che è meglio fermarci insomma prima della pausa. Siete d'accordo? Immaginavo. Grazie. Buon appetito. Grazie all'architettura, l'ultimo step prima del giochino con le componenti. Così cerchiamo di vederle un pochino tutte in maniera sistematica, sperando che appunto dall'introduzione che abbiamo fatto, bella, lunga e teorica, però che serviva per capire cosa i singoli componenti fanno, appunto vi riesca a far comprendere un po' meglio, cioè, perché certi componenti sono da una parte piuttosto che da un'altra. Quindi abbiamo visto che progettare l'architettura consiste appunto nel capire quante macchine ci devono essere presso un tier fisico, come collegare tra loro le diverse macchine, come introdurre componenti di sicurezza e soprattutto dove e perché. Le possibili configurazioni architetturali. Allora abbiamo la configurazione two tier single host, ora le vediamo tutte nel dettaglio, three tier dual host, three tier con server farm e five tier con server farm. Quindi ho singoli host dalla parte server oppure una bella batteria di server. Ne mettiamo N in generale per capire appunto che ce ne sono più di uno. Quindi iniziamo con la prima. Semplicissima, abbiamo una sola macchina fisica, la chiamiamo host, che quindi ospita tutto, e cioè quello che è il web server, lo script engine e il database. E infatti abbiamo la parte internet, che è quindi il nostro browser, il client, che fa di nuovo quelle che abbiamo chiamato richieste HTTP verso la parte server. Quindi considerando il sistema informativo, la intranet aziendale, abbiamo questo router di confine, quindi posto proprio tra il client e la rete interna dell'azienda, che agisce anche da firewall in questo caso, e quindi che fa? Comunica con questo unico host che appunto ospita il web server, lo script engine e il database, tutto all'interno di un'unica macchina. E questa è tipica appunto delle prime macchine degli inizi degli anni 90, quando le funzionalità della business logic erano ovviamente limitate, quindi una singola macchina era in grado di tenere appunto tutte queste funzionalità, era comunque in grado di supportarle anche nei tempi giusti, magari allora, adesso ovviamente non lo è più. In questo caso quindi che fa il web server? Per generare pagine dinamiche invoca un programma di script esterno, quindi utilizzando quello che abbiamo chiamato script engine. E ovviamente questo dà effetti negativi sulle prestazioni del sistema, visto che abbiamo un overhead che ovviamente è legato all'attivazione e riattivazione di processi, quindi apri e chiudi una connessione, quindi ovviamente abbiamo delle prestazioni negative. Questo è un altro modo per. Ho sempre due visualizzazioni di questo tipo di diagramma, quella classica che è un pochino quella che ho fatto vedere prima, un po' più a componenti, che fa capire che c'è tutto, e questa invece che fa vedere proprio i due livelli. Quindi
quindi c'è la parte tratteggiata che mi dice questo è il primo, questo è il secondo, e qui invece ad esempio vediamo che il router è distaccato dal firewall, proprio perché abbiamo detto che possono o coesistere, quindi stare nello stesso dispositivo, oppure possiamo avere un dispositivo esterno. Potremmo anche averli tutti insieme nello stesso dispositivo, però magari come progettazione, quindi a livello proprio di comprensione, di notazione, decidiamo di inserirlo, quindi staccato, proprio tipo anche soltanto per fare la linea tratteggiata, per dire questo è uno e questo è un altro. Tipicamente, insomma, serve proprio per andare a delineare tipo swim lane del diagramma, appunto. E qui vediamo anche come vengono collegati, soprattutto dove, quei sensori di cui avevo parlato prima, gli IDS, Intrusion Detection System. E vediamo che c'è subito dopo il firewall, quindi nella intranet aziendale, e poi anche magari sull'host stesso. Quindi viene monitorato l'intero host, ovviamente, quindi per vedere se ci sono attacchi, se magari dei file di log, come vi ho detto prima, capire se sono state chiamate delle chiamate di sistema, sono stati cancellati programmi, qualunque tipo di cosa, quindi direttamente sull'host. Oppure anche nella comunicazione, quindi che il client ha con il server. Anche se voi dite perché dopo il firewall. Infatti cioè, il fatto che sia lì non è che è proprio impostato lì dentro. Dovete immaginarvi quello che faremo appunto dopo, è proprio creare i pezzettini come se li stiamo andando a collegare noi. Poi vedremo che prendiamo proprio uno switch, quindi con 5 porte ad esempio, e a questo switch ci attacchiamo sia il firewall, sia il cavo di rete per l'IDS, sia il web server in considerazione. Quindi così significa, cioè, per capire che oltre al firewall c'è anche un ulteriore controllo, un ulteriore monitoraggio, quindi. Proprio perché magari il firewall lascia passare qualche richiesta che non dovrebbe passare e l'IDS dovrebbe riuscire a rilevarla. Quindi questa è la prima e la più semplice. I vantaggi ovviamente, l'installazione e la manutenzione sono semplici, visto che abbiamo soltanto una macchina. È semplice anche mantenere lo stato dell'applicazione. Che cos'è lo stato dell'applicazione? Questo ci serve nel momento in cui ad esempio un cliente sta effettuando un acquisto. Quindi nel caso di una transazione, per dire io sto iniziando dall'acquisto, quindi è come se quell'oggetto fosse in parte prenotato, no? Oppure tipo la prenotazione di una camera, io la sto cercando di prenotare, finché non faccio il checkout non è ovviamente stata presa in considerazione, no? Però nel momento in cui appunto io sto prenotando quella, lo stato deve essere memorizzato in maniera tale che sia riferita all'utente che l'ha richiesta per prima, e se è l'ultima bisogna gestire in maniera corretta la concorrenza. E qui può essere appunto mantenuto direttamente o nello script engine o nel database, tanto soltanto una macchina. Gli svantaggi sono ovviamente la bassa affidabilità, di nuovo, perché? Perché il malfunzionamento di un componente blocca l'accesso all'intero sistema, visto che è l'unico. Scarsa sicurezza perché? Se un intruso supera il firewall, l'IDS non lo vede, è accesso a tutta la macchina. Avendo accesso al web server, accesso anche al database, quindi può rubare sia i dati grezzi, e voi magari dite, vabbè, ma uno se non sa in che modo collegarli, relazionarli tra loro, come fa? Vabbè, però se vedi una tabella che ha come intestazione IBAN, nome e cognome, insomma, ci arrivi subito a capire che si tratta di dati bancari. E basse prestazioni e scalabilità, perché? Perché web server e database management system sono due processi che ovviamente richiedono molte risorse RAM e CPU, quindi comunque le prestazioni calano proprio perché c'è soltanto una macchina. E la scalabilità anche qui è limitata alla possibilità di fare l'upgrade, quindi l'aggiornamento proprio della singola macchina. Nel momento in cui voglio più prestazioni, devo prendere quella macchina, quindi disabilitare un attimo il servizio, incrementare la RAM e riaccenderla, per capirci, quindi basse prestazioni e scalabilità. Quindi è la minima e diciamo che quasi sicuramente non viene mai utilizzata, a meno che non stiamo facendo un progettino sul nostro computer e quindi è quello che succede tipicamente anche nei progetti universitari, insomma, è utilizzare direttamente un PC e quindi installarci tutto su una macchina. Qui iniziamo invece già con un altro tier e già vediamo che appunto con le linee tratteggiate si riesce a capire che ne abbiamo tre rispetto a prima. Abbiamo sempre il client, quindi che tramite il browser invia richieste HTTP alla parte server. Quindi vediamo che c'è dalla parte server. Abbiamo sempre questo router che agisce anche da firewall di confine. Mi permette quindi di filtrare le richieste, ma allo stesso tempo anche di instradarle, quindi capire a quale dei web server deve andare, insomma, la richiesta, la destinazione. E abbiamo web server e script engine sulla stessa macchina, quindi sullo stesso host, come vediamo lì. Il database invece è su una macchina dedicata, quindi su un altro host, e quindi è quella che viene definita proprio intranet, e vediamo che appunto tra questi due c'è un secondo firewall che va appunto ad aumentare la sicurezza, proprio a proteggere i dati.
proprio perché magari uno riesce a superare il primo firewall, però cavolo, deve superare anche il secondo per riuscire ad accedere direttamente ai dati. Quindi per aumentare la sicurezza e incrementarla, ne inseriamo un altro appunto anche tra questi due tier. La rete viene chiamata demilitarized zone, quindi zona demilitarizzata, che sarebbe appunto un segmento oppure un insieme di segmenti, a volte ce ne sono anche due, poi vedremo, c'è la DMZ1, DMZ2, che appunto sono reti protette e non protette, vanno appunto a dividere, a mettersi in mezzo. Proprio perché è necessario del tempo aggiuntivo per violare il secondo firewall, quindi se anche uno ce la fa, magari l'IDS che viene, vediamo nella seconda figura, che viene messo dopo, ha il tempo di riuscire appunto a beccare l'intruso e capire appunto che cosa sta facendo e bloccarlo ovviamente. Questa è l'altra modalità, quindi è anche più chiara. E si vede di nuovo il router distaccato dal firewall, quindi anche qui sempre il protocollo HTTP per comunicare, un IDS subito nel primo tier, l'host 1 che ospita Web Server Script Engine, quindi che è assolutamente in grado, indipendente, riesce quindi a generare pagine dinamiche tranquillamente, però nel momento in cui ha bisogno dei dati ovviamente comunica con il database, che è quindi un altro tier che però viene a sua volta protetto maggiormente con un altro firewall. Quindi vediamo 1, 2 e 3 tier. Qui ovviamente il dimensionamento della macchina è meno critico, proprio perché abbiamo una che ospita Web Server Script Engine e l'altra invece è proprio dedicata ai dati, quindi all'esecuzione del DBMS. Quindi vantaggi e svantaggi. Qui migliora la scalabilità, proprio perché possiamo intervenire direttamente sul tier intermedio e direttamente sul data tier. Quindi vogliamo più una SAN invece di un unico database? Ci mettiamo la SAN intervenendo direttamente sull'ultimo. Allo stesso tempo però il guasto di un componente blocca l'intero sistema perché di nuovo abbiamo soltanto un host che ospita appunto il web server e lo script engine. Quindi siamo sempre lì. Però almeno abbiamo separato la logica di accesso ai dati, diciamo così. Iniziamo quindi a introdurre le server farm, quindi riprendiamo con i tre tier da cui siamo partiti e poi vediamo come addirittura arrivare ai 5, che è la soluzione proprio più costosa, la più complessa, la maggiore insomma che si può avere. Quindi tre tier, allora, vabbè qui ci può essere eventualmente anche il partizionamento della parte database, però lo vediamo dopo, quindi qui abbiamo di nuovo il client, che quindi richiede sempre, fa richiesta HTTP al router. Passa, la comunicazione scusate, passa attraverso il router che agisce anche qui da firewall e vediamo che c'è una server farm perché abbiamo una batteria di web server, quindi replicati, web server 1 più script engine 1, web server 2 più script engine 2, web server 3 più script engine 3, proprio perché così aumentiamo appunto la possibilità insomma, di continuare ad avere il servizio disponibile e attivo anche nel caso di guasti o funzionamenti. Anche qui ulteriore firewall per accesso ai dati lo teniamo sempre. E poi c'è la parte quindi database, che appunto dalla nota sotto può anche essere partizionata, però per il momento la consideriamo unica. Quello che vedete qui in basso è SHTTP per dire se sicuro HTTP, quindi è quello che tipicamente vedete con gli indirizzi, sulla barra di indirizzi HTTPS, due punti, slash, slash, l'indirizzo, proprio perché nel caso in cui appunto io ho la classica three tier, che è quella di base da cui si parte tipicamente con le applicazioni oggigiorno, io voglio dire ok, io duplico il mio web server proprio per sicurezza, però voglio che la parte relativa alle transazioni sia dedicata solo, cioè ci sia soltanto un host dedicato a quella parte. Quindi dedico il web server 3 con allegato lo script engine che mi consente di fare tutta la parte dinamica, come abbiamo già detto, solo per la parte di sicurezza. Quindi quello gestisce il protocollo HTTPS con tutti i certificati, insomma, dietro c'è ovviamente tanta tanta roba, più sicurezza, ovviamente anche lì, magari anche parlando dal punto di vista dell'alimentazione della corrente, devo assicurarmi che quello sia sempre su, mentre gli altri appunto sono due, se uno va giù c'è l'altro che lo sostituisce. Ovviamente si può anche replicare questo di HTTPS, quindi fare 2-2, tipicamente si utilizza anche questo. Così una piccola soluzione appunto proprio perché non stiamo adottando tantissime macchine, però è abbastanza sicura. Ah, questo è l'altro disegnino che fa vedere appunto come avendo replicato questi web server, quindi avendo questa batteria di server, ovviamente bisogna introdurre un load balancer, proprio perché nel momento in cui arriva la richiesta altrimenti non sa dove andare, oppure è possibile che va tutto nello stesso web server e quindi viene inondato di richieste. E quindi abbiamo router, firewall, l'intrusion detection system subito dopo, e poi ci mettiamo questo load balancer, quel dispositivo lungo che vi avevo detto anche prima, può essere anche uno switch.
a cui appunto attaccare diversi web server, che ha appunto la logica di bilanciamento, che dice fammi vedere quanti web server ci sono. Vede, ce ne sono tre. Ok, questo qui è libero, quindi vado da questo. Quest'altro ha 10 richieste in attivo, no? Lasciamolo proprio stare. E quindi lo invio dall'altra parte. Un secondo firewall, sempre per proteggere la parte accessi ai dati, dove potete vedere che qui c'è il database, poi c'è un load balancer e poi un SAN o un NAS. Quindi abbiamo la replicazione della parte dei dati. Quindi questa si può fare sempre, ovviamente dipende dal contesto, da quanti dati abbiamo, da come li vogliamo proteggere, clonare, dipende dall'applicazione. Però è sempre three-tier. Quindi qui abbiamo la replicazione dei componenti critici del sistema, che sono appunto il web server e le script engine, che è applicabile a ogni livello, ovviamente a seconda dello schema di replicazione, come abbiamo visto prima, o clonazione o partizionamento. Infatti, scusate, queste le abbiamo viste già prima, il racks e wraps per capire se devono condividere o meno qualcosa. Cioè se io decido di prendere appunto la clonazione che non deve condividere nulla, quindi shared nothing, ogni server avrà a braccetto, come avevo detto prima, il proprio database. Invece nel secondo caso c'è la condivisione dello storage, quindi tutti accedono alla stessa risorsa. Quindi tornano gli stessi discorsi che abbiamo visto prima. Questa replicazione quindi ci consente di migliorare la disponibilità, quindi però ormai lo sapete troppo bene, l'abbiamo ripetuto 100 volte, perché se cade uno dei processi o in generale uno degli host, il carico viene distribuito su un altro, quindi il lavoro continua, il servizio viene erogato. Migliora la scalabilità anche del sistema, perché se c'è un collo di bottiglia in qualche livello è sempre possibile riuscire a introdurre nuove istanze di processo, nuove istanze comunque in generale di server, proprio dove è necessario inserirle, no? Lì dove è possibile, senza avere possibilità appunto limitate di aggiornamento di una singola macchina, quindi ci si può proprio orientare lì dove serve. E consente di migliorare le prestazioni perché grazie anche al load balancer il carico appunto viene distribuito in maniera bilanciata, quindi tutti i server funzionano allo stesso modo, non c'è uno scarico, non c'è uno inondato di richieste che può essere magari facilmente attaccato. Il problema, perché c'è sempre un problema, non può andare mai tutto bene, è l'applicazione con la gestione degli stati. Perché? Abbiamo detto che il web server che cosa fa? Riceve delle richieste di pagina web. Una richiesta ovviamente può essere eseguita in parallelo, visto che abbiamo diverse macchine nella server farm, no? Vabbè, riducendo i tempi di risposta, questo è un vantaggio. Però questa appunto è una replicazione che può essere attuata in maniera semplice ed è solo piena di vantaggi per applicazioni così chiamate stateless, cioè senza gestione dello stato. Invece, quando bisogna mantenere lo status delle sessioni, il problema sussiste perché? Perché magari nel momento in cui arriva la prima richiesta del client, quindi io voglio comprare ad esempio un cellulare, vado sul sito di commercio elettronico, sul catalogo dei prodotti, seleziono la tipologia, la marca, quello che voglio, dettagli, tutto acquista, quindi uso un web server che è il più scarico. Poi decido, il web server mi restituisce la pagina dei dettagli, dico ok, aggiungi a carrello, quindi voglio acquistare. Magari nel momento in cui ho deciso di acquistare ci ho messo 5 minuti, nel frattempo sono arrivate 300 richieste e quindi di nuovo con load balancer sono state inviate agli altri web server. Però il mio stato è rimasto al web server 1. Io quando decido di acquistare, magari il web server 1 è pieno, è carico e quindi la richiesta magari va al terzo, che si occupa pure della parte sicura. Però non capisce chi sono, non ha registrato lo stato della persona che sta acquistando. Oh, è chiaro il giro? Cioè dipende da dove si accede all'inizio. Quindi non riesce a mantenere lo stato e questo è un problema. La soluzione può essere o introdurre dei load balancer super intelligenti che appunto riescono a capire che nel momento in cui uno stesso client che ha effettuato magari una richiesta 5 minuti fa ha fatto questa operazione, successivamente sicuramente vorrà comprare perché se ha detto metti nel carrello, si suppone che o vuole salvare il carrello o vuole acquistare, oppure esce la sfiga, però supponendo che voglia acquistare, allora lo mandiamo appunto allo stesso web server che ha gestito la transazione dall'inizio, che ha quindi i suoi dati. Questa è una soluzione. Però l'indirizzo IP del client non è sufficiente a identificare il client stesso, proprio perché magari l'indirizzo IP è dinamico e quindi non riesce a identificare il client stesso. E quindi che cosa si fa? Forse c'è dopo, sì. Si complica ovviamente anche, giusto, questo è importante perché si vogliono rendere trasparenti i guasti agli utenti, proprio perché magari non è che nel momento in cui ci rendiamo conto, no, il web server 1 è diventato troppo pieno, cliente un attimo, aspetta perché dobbiamo capire il tuo stato che fine ha fatto e glielo facciamo anche notare, quindi deve essere assolutamente trasparente. E quindi queste sessioni, le informazioni dello stato, della gestione dello stato in generale,
devono essere recuperate quindi dal server che l'hanno gestita. E la soluzione è quella di memorizzare in maniera permanente lo stato quindi della sessione, cioè della gestione dell'utente, direttamente nel database. Con lo svantaggio però che aumentiamo il carico, perché se già prima dovevamo appunto andare a interrogare il database, quindi avere l'accesso direttamente a questa macchina, magari per recuperare i dati, e quindi dovevamo restituire il risultato della query all'utente, anche qui soltanto per la gestione dello stato, di nuovo devo effettuare di nuovo operazioni sul DBMS. E infatti deve essere adottata questa soluzione solo se a livello applicativo è davvero necessario mascherare questo tipo di guasti, insomma, all'utente. Però tipicamente si fa così, si salva sul database. Ok, vabbè, il mantenimento della sessione funziona anche con protocolli sicuri, è ovvio, forse anzi anche di più, perché le connessioni devono essere sicure proprio verso gli utenti, devono garantire continuità e unicità, soprattutto rispetto all'utente che ne ha fatto richiesta. E un esempio è proprio l'interazione di autenticazione tra cliente e server, ad esempio, proprio per la generazione di quella che si chiama poi chiave di sessione, che è l'ID, l'identificazione, no, di un determinato utente, che viene generata da un server e non viene condivisa con gli altri, quindi è proprio quello stesso che deve gestire tutta la transazione, che sa tutto, no? Un'altra soluzione è quella di introdurre un server web che è proprio direttamente dedicato a quella che è la gestione delle connessioni sicure, e l'abbiamo visto già prima. Infatti, vabbè, non c'è di nuovo il disegno, comunque era quella che si occupava di HTTPS, che l'avevo cerchiato prima. Quindi io lì gestisco soltanto quindi le connessioni sicure e anche ovviamente lo stato. Quindi nel momento in cui bisogna memorizzare lo stato dell'utente, utilizziamo questo web server 3, l'avevo chiamato, mi sa che ce n'erano 3. Quindi, visto che appunto ci sono limitazioni anche in questo caso, se qualcuno vuole progettare un'architettura che sia impeccabile e perfetta, dice, vabbè, la faccio 5 tier. E quindi vediamo questo mostriciattolo. Allora, qui abbiamo il client, e c'è sempre, il router che agisce anche da firewall, e quindi abbiamo la batteria di web server, la batteria di script engine, il firewall che ci divide, qui vedete, la DMZ1 e la DMZ2, quindi abbiamo due zone demilitarizzate. Cioè riuscire a superare il primo, il secondo e il terzo per arrivare ai dati è proprio un'impresa cioè viene assunto da tutte le aziende, un hacker così. E quindi c'è la parte database che anche in questo caso ovviamente può essere duplicata, replicata, partizionata, quello che volete. Qui per semplicità c'è rimasta con il simbolo di un host soltanto. E quindi qui abbiamo dei tier dedicati proprio per l'esecuzione di web server, script engine e application server, i tre. Poi abbiamo il database e la parte client e quindi siamo arrivati a 5. Quindi gestiamo il parallelismo e la replicazione in maniera proprio tranquilla. Qui magari nell'altra. Ecco, ci sono i load balancer, perché ovviamente avendo tutte le batterie, capire dove andare, li mettiamo davanti a tutto. Quindi li mettiamo sia prima dei web server, e quindi anche l'intrusion detection system, prima degli script engine, che anche dobbiamo appunto comunicare con i web server, altro firewall, altro load balancer, qui ci sono due application server, ma ce ne potrebbero essere altri, proprio perché questi sono quelli che fanno il lavoro sporco, il lavoro duro. Un altro firewall ancora, e quindi poi la parte database. Quindi questa è la più completa e ovviamente la più complessa. Infatti nell'application server è centralizzata la business logic, quindi diventa il contenitore, si dice anche gli oggetti riusabili, perché appunto lì si vanno a realizzare proprio tutte le procedure necessarie per magari l'applicazione di commercio elettronico, quindi lì c'è tutta la parte di validazione, di controllo degli accessi, di controllo della tipologia di utente, dell'acquisto, quindi è davvero quella che fa il lavoro sporco. Per questo quindi la farm di esecuzione application server viene protetta da un altro livello di firewall, l'abbiamo visto prima, e quindi c'è la DMZ2. Invece i web server script engine, che diciamo sono più, cioè anche se vengono attaccati, ok, c'è l'informazione del cliente che magari che arriva, però ovviamente diciamo in ordine di importanza, prima proteggiamo i dati, poi l'application server e poi web server script engine, no? E quindi qui la bilancina per dire appunto che c'è il trade-off perché soluzione con più alto livello di prestazioni, disponibilità e scalabilità, però è costosa e complessa anche da mantenere ovviamente. Si vede piccolo. Comunque qui c'è tutto un riepilogo con vantaggi e svantaggi, quindi si vede come appunto la due tier single host si parte dal costo bassissimo, se non serve appunto hardware ad alte prestazioni è l'ideale, è una soluzione semplice da installare e mantenere. È semplice memorizzare lo stato su una singola macchina. Invece, come si arriva appunto con i vantaggi alla 5 tier, che è il maggiore livello di sicurezza dovuto appunto anche al terzo livello di firewall, e
Il load balancing è dinamico, intelligente l'abbiamo chiamato, è anche scalabile perché è possibile aggiungere nuove macchine alle batterie di server a ogni tier. E disponibilità anche perché c'è appunto questa capacità di failover, cioè di recuperare, di ristabilire appunto il servizio in caso di guasto a livello proprio dei singoli oggetti operativi, quindi è proprio sicura. E dagli svantaggi ovviamente si parte dalle prestazioni all'inizio, quindi legate alle caratteristiche della macchina, scarsa scalabilità, scarsa disponibilità, scarsa sicurezza, fino ad arrivare a complessità, ambienti generalmente complessi da mantenere, come abbiamo detto però la sicurezza è al massimo. Quindi questo è un po' il riepilogo. Ok, quindi ora c'è l'ultima parte di WebGIS, ma c'è davvero una ventina di slide forse sono. Quindi vediamo appunto come calare tutto quello che abbiamo visto finora, che non vi ricordate niente, nel contesto quindi WebGIS, vedere un po' che soluzione architetturale viene utilizzata oppure quali vengono proposte, quindi perché non è che soltanto una, dipende anche dal software, se è open source, se non è open source, dipende da tanto. Però almeno vediamo di vedere applicati quelli che sono quelle notazioni, quelle paroline appunto che abbiamo visto finora. Vabbè, non sto qui a ridirvi cos'è WebGIS, l'avete sentito dire forse all'inizio, quindi come passare dal GIS a WebGIS. Sono stati quindi inizialmente pensati come applicazioni monolitiche, poi hanno pensato di prenderci il web, appiccicarcelo e quindi farlo diventare un sistema informativo basato quindi sul web, utilizzando quindi di nuovo protocolli HTTP e usare anche l'HTML per la restituzione di risultato via web. E quindi la differenza principale è che appunto può essere sviluppato e quindi anche consultato su una macchina, in locale, quindi quello che è una workstation, oppure sul web direttamente, quindi può essere consultato da tantissime persone in contemporanea e quindi con la divulgazione in internet, in questo caso appunto si parla di WebGIS, quindi questa immagine è proprio chiara perché fa vedere come dal GIS, attaccandoci alla nuvoletta che usiamo per presentare internet, otteniamo il WebGIS. Tra i vantaggi ovviamente c'è la diffusione, può essere raggiunto e consultato da ogni parte del mondo. Gli utenti possono lavorare da ogni postazione, quindi non c'è bisogno che tutti siano nello stesso posto fisico. Le mappe, i grafici sono accessibili a più utenti contemporaneamente, quindi c'è sia la distribuzione proprio broadcast immediata a tutti, e anche l'aggiornamento in tempo reale, quindi se una cosa viene aggiornata tutti la vedono direttamente. Non c'è bisogno quindi di fare upload, deploy, niente. Bassi costi per gli utenti finali, perché appunto dovranno soltanto sostenere eventualmente, se non è gratis, il costo della connessione a internet. Semplificazione perché appunto gli utenti non devono essere specializzati, quindi viene tutto erogato proprio come un servizio abbastanza comprensibile e facile nella lettura e nell'analisi. E ovviamente lo svantaggio principale qual è? È la velocità di trasmissione. Dipende tanto dalla rete, la velocità della rete, però il limite comunque c'è ed è visibile. Quindi in questo caso, quindi nel caso WebGIS, perché noi finora abbiamo visto appunto informazioni come dati correlati tra loro, dati ad esempio relativi alla carta di credito nel caso di acquisto online, però nel vostro caso, quindi in questo modulo, nel vostro corso, avete principalmente tre tipologie di informazioni, quelle geometriche, quindi punto, linea, poligono, la della posizione, la dimensione, topologiche, perché appunto le relazioni ci sono tra gli oggetti, quindi capire l'adiacenza tra due aree, la connessione, inclusione, insomma voi ne sapete più di me, e informative invece che riguardano proprio i dati veri e propri, grezzi, che possono essere appunto numerici, testuali, che ovviamente sono associati a ogni tipo di oggetto che si va a considerare. E quando ci sono informazioni non può non esserci un database dietro che deve gestirli e quindi la gestione di queste informazioni ha bisogno di un database. La relazione tra queste informazioni genera nuove informazioni proprio perché dati grezzi, numeri, testo, generano magari un'immagine, quindi un'immagine territoriale dalla quale magari è possibile estrarre nuove informazioni, quindi nulla è così a livello proprio di granularità limitata, diciamo. Quindi l'architettura classica, che il disegno è bruttissimo, però per capire che client server, è questa qui, del WebGIS. Quindi, oltre ad avere il client, che è il browser, abbiamo la nuvoletta sempre internet che fa richiesta e riceverà una risposta, no? Però in questo caso il web server, qui c'è appiccicato appunto un DB geografico per dire che ci sono dati spaziali e una cosa che si chiama map server, che si occupa di dati spaziali. Quindi, innanzitutto, quindi sappiamo che è web e abbiamo capito che è client server e noi abbiamo visto che era una delle soluzioni comunque distribuite, no? Principali.
Abbiamo visto, no, centralizzato, poi subito distribuito, il più semplice. Se andiamo invece a vederlo un po' meglio, vediamo che è praticamente simile alla tipica architettura client-server, ok, però a tre livelli. Infatti che abbiamo il client, che ovviamente tipico, come sempre è un browser web, tipicamente, e invece il server è costituito da un server web, un map server, che serve appunto proprio per la gestione dei dati spaziali, e un database, che può avere ovviamente dati spaziali, dati testuali, numerici e di qualunque altro tipo. Quindi abbiamo uno, due e tre livelli. A seconda delle potenzialità, ovviamente funzionalità del client, distinguiamo quelli che sono appunto delle tipologie di client, di configurazione che abbiamo visto all'inizio. Thick, thin e medium. Quindi non c'è il fatto, ve l'avevo detto, c'è soltanto il thin, il thick o al massimo medium, perché non si può appesantire troppo il client, se no uno si compra un software, lo usa in locale, se non ha senso altrimenti usare WebGIS. Quindi vediamo appunto come sono possibili queste configurazioni e dove vanno appunto i vari pezzettini. Il thin, quindi il più leggero possibile. Abbiamo il client, quindi il browser web, la nuvoletta internet, e abbiamo la parte server. Nella parte server che c'è il web server, poi un po' di rettangolini, ora li vediamo, e poi l'internet map server, che lo conoscete, no? Il componente che vi... Avete visto quell'architettura dal punto di vista più o meno, no? Un po'. Vabbè, il componente che appunto vi restituisce la maggior parte delle volte sotto forma di immagine appunto il dato spaziale che state cercando, no? Per darlo in maniera semplice, restituirlo in maniera semplice all'utente. Quindi adesso lo immaginiamo così, come un rettangolino, non andiamo a vedere se ci sono cinque macchine dietro, tre macchine, come prende questo dato, sappiamo solo che lo restituisce. Perché qui dobbiamo appunto capire soltanto il ruolo del client. Qual è il suo ruolo, appunto, come è configurato e che cosa deve avere, se deve avere roba installata, se non deve avere nulla, quindi se è leggero o pesante. La prima, quindi è così, il client, come vedete, c'è soltanto il rettangolino del browser, quindi significa che ha solo l'interfaccia grafica, quindi il browser, necessaria per comunicare con il server, quindi il browser con la barra degli indirizzi e visualizzare i risultati. Quindi tutta la parte di processing, di elaborazione, viene realizzata lato server, a lui non interessa che tipo di tecnologia c'è dietro. Vuole soltanto vedere il risultato. Ora, lato server, per realizzare la connessione GIS al web, quindi all'IMS, ci sono diverse possibilità. Perché appunto questo qui ovviamente non interessa nulla al lato client, perché dicevo basta che vedo il risultato, quindi davvero non mi interessa nulla delle tecnologie che ci sono dietro, però uno sviluppatore, un analista, comunque chi va a considerare anche la parte relativa all'architettura, si deve chiedere come deve essere realizzata questa interfaccia, questo meccanismo di richiesta e risposta, tipo messaggistica, tra client e server, in questo caso tra web server e IMS, perché poi è il web server che diciamo fa la spia e riferisce al web browser tutti i risultati, però il client non si accorge di nulla. E quindi qui, in base alle tecnologie utilizzate, abbiamo diverse tipologie di interfacce. Questi sono tanti acronimi che ovviamente non conoscete perché sono tipi di linguaggi di programmazione, oppure framework, oppure gestione di interfacce, per capire comunque tutte e quattro fanno riferimento appunto alla possibilità di realizzare tipo un servizio di messaggistica. Sì, forse l'esempio proprio più idoneo. CGI sta per Common Gateway Interface, Web Server API, anche sono appunto le interfacce appunto di programmazione per consentire quella che è l'interazione tra due elementi. E la maggior parte di queste sono standard, quindi se io tipo devo usare Google Maps, Google Earth, delle API specifiche da utilizzare con il mio linguaggio di programmazione, altrimenti non mi risponde, non riesco a considerare bene la risposta. Le servlet, le ASP, JSP pure sono appunto tipi di pagine web che mi consentono di ottenere risultati, magari sotto forma di formato XML, JSON, vabbè, tanti formati che dice appunto che riesce quindi a gestire la possibilità di avere la risposta quindi alla parte del server e quindi visualizzarla poi al browser. Quindi qui il client è leggerissimo, fa tutto il server. Quindi i vantaggi ovvi sono il controllo centralizzato, è facile per l'aggiornamento dei dati, visto che si ha sempre a disposizione l'ultima versione, lui si deve soltanto connettere, non deve fare nient'altro. È più economico, perché serve solo la connessione internet, e c'è la possibilità di integrare altre componenti proprio perché il client è trasparente, tutto ciò non vede insomma se viene integrato una parte appunto dal lato server, non se ne accorge. L'importante è che viene erogato il servizio, in questo caso magari l'informazione territoriale. Lo svantaggio è che non risponde alle esigenze locali, visto che non ci sono appunto responsabilità a livello locale che necessitano invece applicazioni di ovviamente lato client, quindi magari installate sul proprio personal computer.
grandi volumi di dati, quindi grandi dimensioni del database, il tempo di risposta può essere lento perché gli utenti usano un browser, ci vuole molto tempo per scaricare quindi nuovi frame HTML. È meno interattivo proprio perché il client è come se si mettesse lì a dire ok, io posso solo vedere, non posso magari cliccare o fare altro. E i dati vettoriali non appaiono lato client senza dei plugin aggiuntivi. Quindi siete davvero sul client, non abbiamo plugin, non abbiamo, come vediamo dopo, altre componenti che mi consentono di aumentare le funzionalità e quindi essere più potenziale, non ha molto senso, quindi. Il tick invece abbiamo nel browser web, gestione, quindi sappiamo che gestiamo documenti HTML in generale, visto che siamo su web. Immagini con formati standard. Se vogliamo invece altri tipi di dati, quindi ad esempio le immagini vettoriali oppure i video, la musica, ovviamente dobbiamo incrementare, aumentare le funzionalità del browser. E come le aumentiamo? Utilizziamo dei plugin che tutti sicuramente avrete con qualunque tipo di browser, il più comune è Firefox, che con le estensioni che ti puoi scaricare, non so, puoi riempire un form automaticamente, una volta che tu memorizzi che no, quando c'è scritto nome, cognome, data di nascita, deve essere quello e quindi lo fai con un click, è comodissimo. Oppure per scaricare, che so, i video da YouTube, c'è l'estensione, oppure Firebug per fare il debug, insomma, ce ne sono davvero tantissime. Allo stesso modo c'è anche ActiveX oppure JavaScript direttamente per gestire il comportamento delle pagine web, quindi è un linguaggio di scripting che dice proprio davvero il comportamento di come si deve comportare una pagina, quindi al click fai questo, fai comparire quest'altro, ovviamente di basso livello. E poi ci sono anche le applet Java, anche se ormai non si usano più. E quindi in questo caso. In questo modo, programmi di terze parti possono essere quindi, come si dice, incluse nel browser in maniera tale che appunto cooperano insieme proprio per offrire, qualcosa simile al plugin e quindi incrementare quelle che sono le funzionalità di base della user interface e quindi con una, ad esempio, di quelle tecnologie. Quindi questo è tick perché viene appesantito il client. I vantaggi quali sono? Che non sono necessari standard su documenti o su grafica. Quindi qui finalmente possiamo usare dati vettoriali avendo dei plugin. La qualità dell'immagine non è limitata quindi a formati GIF e JPEG e l'interfaccia è più avanzata, quindi non abbiamo operazioni single click, quindi io voglio questa pagina e me la visualizza, magari c'è più interazione. Però gli svantaggi sono che gli utenti devono avere del software aggiuntivo. Devono installarlo, quindi se è un plugin appunto lo devono scaricare, se è un'applet la devono eseguire, dipende dal tipo di tecnologia appunto che si sta utilizzando. E anche qui una cosa importante è la compatibilità, proprio perché magari ci sono sì dei plugin, però magari vanno bene solo per Windows 8 oppure solo per Internet Explorer di una certa versione, quindi bisogna stare attenti alle compatibilità tra il browser e la piattaforma, molti la sottovalutano. Quindi, per stare nel mezzo, perché PIN non va bene, TIC non va bene, quello che si usa è cercare di ridurre i problemi di tutte e due le configurazioni architetturali precedenti, quindi si dice prendiamo un medium client che fa un po' e un po'. Questo che significa che si utilizzano estensioni sia lato client, quindi magari con dei plugin non troppo pesanti, quindi che non appesantiscono il client appunto, quindi il lato del browser, sia lato server. Però il client almeno ha delle funzionalità aggiuntive, a meno che venga reso interattivo, a meno che legga dei dati vettoriali, però non troppo. E quindi quello che si fa qui è capire in base ai servizi che devono essere invocati dal client, cioè se io voglio soltanto la visualizzazione della mia applicazione, io realizzo un thin client, quindi perché voglio solo il display. Se voglio display più render, prendo il medium client. Se voglio anche dei servizi DAG, che sta per display element generator, allora diventa thick. Se addirittura volessi filter services, là magari diventa fat, però magari non viene mai utilizzato, quindi neanche sta messo nella classificazione. Quindi, cioè, io faccio diventare il mio client così come serve a me. Quindi è inutile né esagerare da una parte né dall'altra. Quindi sto nel mezzo e è come se lo rendessi dinamico, in base alle esigenze. Questo è un esempio di WebGIS open source, non so se l'avete visto, avete visto solo Quantum, no? Questo è MapGuide, che è anche molto utilizzato, sempre piattaforma basata su internet, che consente agli utenti di sviluppare e mettere in produzione queste applicazioni. Può essere multipiattaforma, quindi sia su Linux che su Windows, supporta web server Apache, quindi quello di cui abbiamo parlato prima, che è sempre open source, e offre anche quindi estensioni in PHP, quindi uno lo può personalizzare, quindi può andare a creare quei componenti aggiuntivi, quei moduli che magari servono soltanto sono ad hoc per una specifica applicazione.
E quindi proprio appunto per fare proprio delle API JavaScript per dire io voglio metterci un altro bottone perché io voglio che so che col click deve diventare tutto nero fino a metà perché mi serve per la mia applicazione e quindi lo posso integrare, un comportamento aggiuntivo. E questo ve l'ho presentato soprattutto perché la sua architettura era carina, era fatta bene, perché metteva a mo' di matrice, fa vedere come client tier, web tier e server tier. Ci sono thin client e thick client, così si capisce, vabbè, la parte server diciamo che in questo caso è messa lì statica e si vede che c'è il map guide server che è appunto quello dell'architettura in questione, il database server molto generico che appunto è come se si dice lì ci sono i dati, poi vedi tu se mettere la parte di replicazione, di partizionamento, insomma quello che vuoi. E poi c'è web server e map guide web server extension che è piccolino però. Nel suo interno ha tantissimi componenti, quindi c'è ad esempio la parte dell'amministrazione, l'API con PHP, C++, insomma, terze parti, cioè è piccolino ma dentro c'è il mondo. Però la cosa carina è che appunto fa vedere come è possibile tipo andare dal client più thin possibile, e cioè il Map Guide Ajax Viewer, quindi mi serve solo per la visualizzazione, fino a quello più pesante, cioè io ci vado ad installare Autodesk di Map Guide Studio, che è un software pesantissimo, magari anche proprietario, e quindi che devo aver installato assolutamente sul client, altrimenti non funziona. E quindi ci sono tutte le varie possibilità, quindi è tipo appunto una bilancia, insomma, appunto un ago che fa vedere dal più leggero al più pesante, ed è appunto specifico per i web GIS. Quindi questa è la parte di web server. E questa qui invece è una modalità di visualizzazione, si chiama diagramma di sequenza, che fa parte della notazione UML, non so se l'avete mai vista, che serve tipo per fare il diagramma delle classi, insomma per rappresentare, per fare quella che è la documentazione del software, perché nel momento in cui si sviluppa un'applicazione bisogna anche dire come essa interagisce tra le varie parti, quali sono i messaggi scambiati. Quindi qui semplicemente di nuovo, sempre la stessa storia, c'è sempre richiesta e risposta HTTP, però tra la richiesta del client, finché il web server, web application server che è chiamato, risponde sempre con l'HTTP, ovviamente c'è la parte di richiesta tra il web server e la parte di application server. E quindi ci si connette, si manda il tipo di operazione, quindi tipo l'istruzione, si attende il risultato, si fa un'altra operazione, si attende il risultato, si fa un'altra operazione, si attende il risultato, ottengo la mappa e gliela restituisco al client. Quindi è tutto un meccanismo di richiesta e risposta, ovviamente qui mancano i controlli, perché sicuramente ci saranno i controlli. Con una magari lifetime, un server connection lifetime, perché io voglio che il massimo di quelle richieste, di quelle operazioni, qui ce ne sono n, sia 20 secondi. Se sono superati quei 20 secondi, fai un'altra richiesta, perché sicuramente c'è qualcosa che è andato male. Quindi qui si vede appunto come interagiscono i vari client. La parte di architettura distribuita, anche qui ci sono, ArcGIS infatti è assolutamente distribuito, infatti è proprio l'idea generale del modello di servizio GIS, che abbiamo un client, che nel nostro caso è sempre il nostro web browser, oppure un programma indipendente, ma è sempre il browser, dovrebbe essere appunto in grado di accedere alle risorse, siano esse geografiche, testuali, numeriche, risorse, appunto in maniera distribuita all'interno della rete. E quindi il client e il server in questo senso non si riferiscono a una specifica macchina, però appunto possono essere a loro volta distribuite. Questo che significa che ogni macchina, quando chiede una risorsa, diventa client, quando la fornisce, diventa server. Quindi è anche così dinamico. Quindi un client, magari in un programma specifico, può anche connettersi a diversi server se necessario, non soltanto a uno. Quindi a uno va a chiedere una cosa, a uno va a chiedere un'altra, e quindi anche qui di nuovo agisce di nuovo da client e da server. Infatti un modello di servizio distribuito GIS, ideale, dovrebbe essere un modello GeoData Anywhere e GeoProcessing Anywhere, che appunto significa i dati geospaziali li posso prendere dovunque, e anche la parte di processing, manca una S, forse sì, di processing, quindi di elaborazione, può essere fatta ovunque, proprio perché non c'è questo modello fisso, pragmatico, strutturato che dica questo fa il client e questo fa il server e basta. E quindi c'è molta flessibilità ovviamente in ogni punto dell'architettura e della rete e i nodi collaborano tra di loro proprio per portare a termine un obiettivo e n obiettivi in generale, come abbiamo visto prima con le n operazioni. E così, solo per farvela vedere, questa qui è l'architettura di ArcGIS, che fa vedere appunto come i client, che possono essere di vario tipo, quindi abbiamo magari dispositivi mobile, oppure il classico PC portatile, quindi con un browser, oppure desktop client,
come si connettono attraverso internet, e qui abbiamo tutta la piattaforma appunto WebGIS di ArcGIS, e si vede come c'è la parte magari di amministrazione che accede al web server, quindi quella che si chiama parte di back-end, quella che noi non vediamo mai, degli amministratori di sistema che si mettono là e dicono questo deve essere visto così, qui introduco altri dati, il client non se ne rende conto, però magari accede lì. Poi c'è la parte appunto sempre di amministratore, però per la realizzazione magari dei cataloghi ArcGIS che accede al GIS server, e poi abbiamo i dati alla fine, quindi comunque distribuita e su più livelli. Quindi tutto quello che appunto abbiamo visto in ArcGIS e nel WebGIS in generale è implementato, e i tipi di configurazioni di client anche qui sono molto evidenti, perché dipende dal tipo di tecnologie che si vogliono adottare o in generale anche installare, quindi appesantendo il client, oppure tenerlo bello leggero e trasparente tutto ciò che succede, però limitandosi alla sola visualizzazione e quindi con pochissima interazione. Adesso volevo farvi vedere appunto il video, quindi solo che mi sa che dobbiamo connettere, proprio per fare il riepilogo, quindi delle lezioni che spero abbiate imparato, cos'è in generale un'applicazione Netear e perché è così utile ai fini dello sviluppo di un'applicazione web, cioè perché lo abbiamo fatto. Abbiamo visto un attimo il contesto WebGIS, però in generale appunto vedere quali sono gli obiettivi e perché davvero sono così importanti, cioè sono proprio alla base nel momento in cui uno decide di sviluppare o progettare, anche soltanto progettare, un'applicazione, un sistema informativo basato sul web. Dovrebbe stare da questa parte. Un po' bassino. In inglese non ci sono problemi, no? Dite. Magari mi fermo e lo... No, però davvero è molto semplice, non sto scherzando. Tanto dura 3 minuti. Vado? È bella anche la musichetta. In this video, I'll explain the concept of NTIER architecture and why it's so useful in your business web applications. NTIER architecture means an application is separated into multiple or n number of tiers. While this could refer to any number of tiers, applications are most commonly broken up into three different tiers: the presentation layer, which is what the user sees in the browser; the application layer, which holds your business logic; and the data layer, which stores the application's data. While each of these layers work together to make a single application, they also operate independent of one another. In fact, you could place each layer on different computers inside your office and the application would still operate efficiently. Let me quickly explain a few reasons why this is so important. First, this is more secure. NTIER architecture lets you enforce security differently for each tier. For example, the business logic tier and the data tier may require more security than the presentation layer. NTIER architecture gives you full control over security on each layer. Second, it scales well. NTIER architecture lets you scale individual tiers as needed, which means your application will grow with your company. For example, you can scale up your data tier with database clustering without touching the other two tiers. Third, it's easier to maintain. Different people can manage single tiers without the risk of touching the other tiers. For example, you would want your web designer working in the presentation layer, but you wouldn't want them touching the business logic or data. And finally, NTIER architecture lets you easily upgrade and modify applications. You can upgrade or enhance each individual layer separately without touching the other layers. For example, you could add additional databases to the data tier if your company expands, or you could add new business rules to their application layer if, for example, your company expands globally and needs different business rules for different countries. Or you could even add multiple presentation layers to each application, which is especially useful for mobile apps. For instance, we create three separate presentation layers for each web application. Each presentation layer delivers a different experience depending on the device on which it's accessed. For instance, if a user accesses this application on a smartphone, the application automatically identifies the device and displays the smartphone layer. Likewise, if the user is on a tablet, they will see the tablet layer, and if the user is on a PC, they will see the PC layer. This way, we only create one app, but it looks different on each device. So to recap,
NTR architecture is so important because it breaks the application up into three different layers, which can operate independently of one another. This creates applications that are more secure, easily scalable, easily maintained, and easily enhanced. If you'd like to build NTR web applications quickly, you should check out MPower. Puoi fare la pubblicità dell'azienda. No, è davvero, era fatto davvero bene, c'era proprio il riepilogo di tutto. Io in alcune slide cercavo tipo di fare la scalabilità e proprio l'idea che avevo in testa di farlo crescere, quel video era bellissimo, lo faceva capire tutto. La sicurezza, la modularità, quindi capire come andare a inserire di quei piccoli cubetti per dire sto facendo la manutenzione soltanto di quello, questi non vengono toccati, sto prendendo solo la parte di presentazione e ci butto questi cubi dentro e lo faccio più funzionale, appunto con più funzionalità. Oppure la sicurezza, ci ha appiccicato lo scudo soltanto su queste due, sull'altro non mi interessa. Cioè, era davvero, insomma, faceva capire un po' tutto il riepilogo, anche se in inglese, però tanto si capiva bene dal punto di vista visivo. Quindi diciamo che appunto quello è un po' il riepilogo di tutto quello che abbiamo visto finora. Io adesso suggerirei di fare un'altra pausa, perché adesso poi facciamo la parte, insomma, più pratica, diciamo, con i componenti. Magari vi faccio vedere appunto i moduletti che utilizzeremo. Ho perso tutte le icone. Elementi, eccola qua. Ok, e vediamo appunto come partire proprio da un insieme di oggetti, quindi dei server che possono essere appunto di tipo web, di tipo proxy, quindi lo useremo anche, vedremo soltanto magari per la gestione dei file di log, application server, dove li mettiamo, perché quanti, come, e database server, la nuvola ci serve, almeno una, e poi cerchiamo di vedere anche in base alle tipologie di utenti che pezzettini abbiamo. Ad esempio, prendiamo un utente che ha il Mac con WebCube, quindi utilizza un router wireless. Oppure un utente sempre con un computer portatile, però che usa l'hotspot del cellulare. E poi questi qui invece prendiamo uno o due utenti che invece hanno la postazione fissa a casa. Quindi hanno il router vecchio che si collega alla LAN, il doppino telefonico e quindi consideriamo anche il modem. E infatti abbiamo poi come dispositivi router, modem e switch. Lo switch magari quando ci serve il load balancer lo mettiamo lì dentro come funzionalità, quindi non ho previsto un ulteriore dispositivo, però si può sempre prendere. E poi appunto il firewall e l'IDS. Quindi questi tipo sono gli ingredienti che abbiamo e quindi facciamo un esempio e li mettiamo insieme, mi aiutate anche voi ovviamente, io l'ho già fatto quindi parto avvantaggiata, però insomma vediamo di farlo insieme così davvero. Secondo me questo chiude il cerchio. E quindi una volta chiuso questo cerchio e fatto tutto il percorso, facciamo l'esempio proprio dei messaggi che vengono scambiati. Cioè prendiamo uno di questi utenti, ad esempio quello con WebCube, e diciamo, questo qua sta scrivendo www.ebay.it, mi sa che ho preso, che succede? La richiesta viene inoltrata a quello, quello la manda a quello, supponiamo che... E quindi vediamo proprio tutto il cerchietto. Ok, pausa. Allora, ecco, quindi iniziamo, supponiamo, quindi come avevo già preannunciato prima, di avere tre client, quindi qui si vede tutto, perché se ingrandisco di più, bah, più o meno, quindi un client che si connette con un PC portatile, un Mac, il WebCube, quindi che è un router Wi-Fi, poi consideriamo sempre un computer portatile che si connette con l'hotspot, quindi con uno smartphone. Quindi utilizza una tecnologia diversa, e poi supponiamo di avere altri due utenti che invece si connettono da un PC fisso a casa. Facciamo così, almeno diamo un nome a questi utenti. Allora, chi ha un Mac? Tu, come ti chiami? Oscar. Così, no? Non è che sbaglio? Oscar. Poi, tu che hai preso appunti? Matteo. Matteo, chi vuole fare la parte degli host fissi? Dai, ditemi due nomi, vai. Facciamo M Rosaria. È giusto. Un'altra donna? Ok.
Quindi Carmen e Maria Rosaria supponiamo che vivono insieme. Quindi, allora, io adesso li interconnetto. Ovviamente non faccio le linee precise, perdonatemi, però vado di fretta. Allora, innanzitutto, iniziamo da Oscar. Quindi tu hai il tuo web cube. Prendiamo innanzitutto la nuvoletta, no? Magari li raggruppiamo, li esponi e facciamo così. Oh, si vede meglio. Allora, quindi, di che cosa hai bisogno per connetterti? E da cosa è fornito? E dov'è il router? Ok, quindi Oscar si connette direttamente. Quindi lui ce l'ha gratis. Matteo invece che fa con l'hotspot? Si connette direttamente o ha bisogno di qualche altro dispositivo aggiuntivo? Però qui la tecnologia utilizzata è diversa perché si usa il 3G e il Bluetooth, anche con l'hotspot. Ora invece Maria Rosaria e Carmen stanno a casa. Dai, ditelo voi. Ottima risposta. Vadi, scegliete voi. Però sono due, quindi cavi di rete. Allora, questi due oggetti servono, però prima di questi come li unisco? Perfetto. Quindi copio e rimpicciolisco. Quindi questi vanno qui. Quindi poi più o meno. Poi? Il router è giusto. E il modem prima o dopo? A che serve il modem? Perché questo, cioè, sono computer vecchi, utilizzano appunto la connessione analogica nel doppino telefonico e quindi ce ne mettiamo uno qua e quindi loro così dovrebbero connettersi, no? Dovrebbero. Lasciatemi cancellare, tanto avete capito i simboli. Così vado poi per copia e incolla. Questo c'è addirittura scritto, il firewall. Oh, puliamo. Quindi, lato client ci siamo, no? Abbiamo tre tipologie distinte di client, appunto. Quindi c'è Oscar con il suo WebQ della 3, Matteo con il suo hotspot, quindi riesce ad andare su internet sia col cellulare che con il portatile, e poi Maria Rosaria e Carmen che invece hanno il PC fisso da casa, oppure comunque anche portatile, però si connettono mediante il cavo LAN e quindi riescono ad andare in rete. Ora supponiamo che... che cosa consideriamo? Consideriamo eBay, lo facciamo dopo, il comune di Lecce, non lo so, un sito magari un po' più Amazon, dai, prendiamo Amazon. Allora, qui che ci serve? Io inizio a mettere un segmento. Vai, andate. Subito firewall. Ah, però aspetta, giustamente, avete anche ragione. Allora, supponiamo che a fare la connessione sia Oscar, quindi voi dite ci mettiamo un... Allora iniziamo da più facile, Maria Rosaria e Carmen, che bello, è bello modulare a pezzettini, c'è lo switch che le permette ad entrambe quindi di connettersi al router, poi c'è il modem che modula il segnale, e va sulla nuvola, nel doppino telefonico. Dall'altra parte, prima, affinché sia interpretato questo segnale, un altro modem per demodulare. Quindi se sono, ecco perché giustamente la domanda fatta prima era sbagliata, dipende appunto dal client. Qui abbiamo modulato, quindi demoduliamo. Quindi poi abbiamo il segnale in digitale e quindi può essere interpretato dai dispositivi, dai computer e server in generale. Subito web server.
Allora, il firewall c'è, mettiamolo qua. Dai, mettiamo il firewall, facciamo così, facciamolo insieme, dai, mettiamo il firewall. Ditemi voi, dai, allora, il firewall, poi segmento, IDS, ok, lo metto qui sopra per dire che è attaccato a, allunghiamo un attimo, ok, qui dove te lo attacco l'IDS? Allora, innanzitutto voi volete un web server, lo volete e lo metto qua. Che serve per parlare col client, quindi di qualunque tipo esso sia, il web server ci serve e ci siamo. Lo prendiamo, lo chiamiamo anche, magari, oppla, WS1, e vi ho dato un indizio. Poi? Dove va? Questo sta sospeso, eh? Perché abbiamo visto che nei diagrammi di prima, mi sa che ho chiuso il file. Vediamo, sì, l'ho chiuso, riapro al volo. No. Eccolo. Nei diagrammi di prima l'abbiamo rappresentato così. Quindi proprio sul segmento, quindi dopo il firewall avevamo messo l'IDS, però attaccato lì, cioè immaginatevelo proprio come un vero e proprio dispositivo esterno, quindi ha un cavo di rete. Esatto. Ho perso la... Ok. E da questa poi si vede che manca un'altra cosina, eh? Poi scegliete voi. Allora, quindi mettiamo innanzitutto uno switch. Quindi qua supponiamo che ci siano 16 porte, non lo so. Quindi qui ci attacchiamo l'intrusion detection system. Il firewall, perché comunque anche esso deve essere connesso alla rete. E il web server. Ok. Facciamo uno solo? È un sito comunque di commercio elettronico, quindi una server farm. Beh, iniziamo. Quante ne replichiamo? Due, tre, una parte per la sicurezza? Io ne metterei almeno un paio per la parte statica, diciamo, quindi per il catalogo, non so, dei prodotti. E poi ce ne mettiamo un altro. Ho sbagliato, vabbè, tanto mi serve. Senza mouse. Ok. Per la parte magari di sicurezza. No, ce l'ho, però tanto non ce la posso fare. Grazie. No, fino adesso sta andando bene, non sto facendo danni. Ok. Quindi tutti connessi a questo switch, così sono tutti nella stessa rete. Tutti i componenti sono quindi collegati. Non manca quindi niente da questa parte. Il modem, eccolo qui. E ci mettiamo il router. Uffa, vabbè. Non sarà perfetto, però si capisce. Ok, più o meno. Ok. Quindi abbiamo fatto la parte più semplice, fino al web server, quindi fin qui arrivano le richieste da parte del client, qualunque esso sia, quindi il segnale viene demodulato, quindi c'è la richiesta di instradamento, quindi qui ci sono quelle che si chiamano tabelle di routing che abbiamo detto prima, e quindi passano attraverso il firewall, c'è l'intrusion detection system, quindi sempre connesso a questa rete che va a monitorare tutto, appunto, tutta la rete, quindi la situazione, e poi ci abbiamo attaccato questi tre web server, magari appunto qui, giusto per... essere precisi, ci scriviamo HTTPS per dire che questo è solo per la sicurezza.
quindi poi questo lo possiamo far fuori. Direttamente da, innanzitutto qui ho dimenticato una cosina, che sì, questo è uno switch, però essendoci più macchine ci conviene, ci conviene dire che questo è uno switch più load balancer, così va a bilanciare il carico. Si vede, sì. Ok, quindi abbiamo questi tre web server e poi dicevi? Quindi allora facciamo così, web server li abbiamo terminati, cancello. Così vediamo gli altri ingredienti. Ne abbiamo ancora altri due oltre al database server. Questo qui diciamo che starà alla fine, facciamo tutto il cerchio. C'è prima l'application server, però volendo, quindi come avevo detto prima, possiamo utilizzare anche il proxy server, che va proprio appunto messo qui. Volendo anche un po' prima, pure attaccarlo qui per fare magari la gestione dei log, oppure per i meccanismi di caching, filtraggio, tutte quelle funzionalità che avevamo visto. Quindi volendo, questo però è in più, non è essenziale. Però visto che ce l'abbiamo, possiamo attaccarcelo magari qua. Tanto l'importante è che sta nella rete, o si può mettere anche qui. Che quindi anche prima del firewall lo va tipo un po' a fare una preselezione, diciamo, no? E poi c'è il firewall, quindi è un po' piacere, diciamo. E quindi possiamo cancellare anche questo. Quindi prima del database server, visto che è un sito di commercio elettronico, quindi c'è tanta business logic layer, dobbiamo affidare questi compiti quindi a dei server specifici che vanno a fare tutto questo lavoraccio, e quindi prendiamo gli application server. Come connettiamo? Connettiamone tre. Facciamo finta di avere tanti soldi, replichiamo macchine, però almeno AS1. Due. Ok, e tre. Quindi questi come li colleghiamo? Prendiamo il diagramma, diagramma di prima. L'ho chiuso di nuovo. Qui abbiamo la two tier. Prendiamo una di quelle più... Questa era quella 5 tier con server farm. Quindi prima del database che avevamo il firewall che proteggeva quindi a sua volta questo ulteriore segmento, batteria di application server protette di nuovo da firewall. Quindi ci manca questo pezzettino. Quindi come li colleghiamo questi application server? E ma dove li attacchiamo? Hanno bisogno un altro switch. Ok. Quindi questo è connesso alla rete così, quest'altro anche così. Vabbè, più o meno ci siamo. Ok. E poi? Dove? Come lo attacchiamo? Ah, tanto non è un'interrogazione. Un firewall direttamente sullo switch. Quindi qui o qui? No, sotto. Sotto. Ah, sotto. Uffa. Ok. Poi? Quali? Cioè voi fareste tre collegamenti qui? Lo switch che cosa fa già? Li mette tutti insieme, quindi ce l'abbiamo il tipo concentratore, chiamiamolo così. Quindi? No. Così? Staccati? Stanno bene.
lo attacchiamo qui. Come vorrei far girare un pacchetto, poi per vedere che succede. Allora, quindi abbiamo attaccato lo switch. Ancora, ci siamo quasi. Che manca? Qui anche inizio a mettere 3, faccio una batteria di database e li chiamo DS1. No. DS2. E DS3. Ok. Quindi qui che ci manca? Allora, un firewall, un altro switch, e come colleghiamo tutto? Firewall, switch a destra. Aspetta, così è un casino. Vabbè, tipo questo dici qua. Lui ha detto a destra, no? Via questo. Con sotto. Ok. E poi questi 3, vabbè. Ecco. Bello copia e incolla. Qui c'è un pezzo staccato ancora. Questi? Tutti e 3, li colleghiamo? No, nel firewall va collegato con lo switch a destra e basta. Lui l'aveva detto, io l'avevo sentito. Ok, quindi con questo? Sì. Con? Giù. Così. Quindi intrusion detection system, uno ce ne basta e basta. Ne mettiamo qualcun altro. Ma sì, abbiamo soldi. Giusto. Io ne metterei uno qua. Se sono collegati male, sì. E la not found, quella lì. Ok, allora gli ingredienti li abbiamo messi, diciamo, tutti. Forse qualcosa in più, forse qualcosa in meno, ora vediamo. Io sono anche senza occhiali, comunque. Quindi, quanti tier ha questa applicazione, questa architettura? Allora, iniziamo dalla fine. Solitamente facciamo il conto 1. Poi? Aspetta, prendo questa qui che è più familiare. Questa qui era 5, quindi avevamo 1, 2, 3, 4 e 5. Oppure avevamo... eccola. 1, 2 e 3. Perché questo comprendeva sia web server che script engine. Qui invece staccavamo web server e script engine. Qui non l'abbiamo proprio considerato, però è perché sta, diciamo che è incorporato, quindi lo consideriamo come un unico tier. Quindi ne abbiamo 1, 2, 3 e 4. Che è un po' atipica, però non l'abbiamo fatta, però sono 4. Quindi però per essere precisi dovremmo scrivere appunto più script engine. Dipende dai soldi, dipende dagli apparati, anche dalle strutture, dipende se in housing, se in hosting, anche dalle strutture di sicurezza, quindi anche tipo i dispositivi antincendio, antifumo, in tutto, insomma, perché comunque anche a quello bisogna pensare, la continuità, se va via la corrente.
Però sì, servono solo i soldi per la manutenzione tecnica e anche correttiva, adattativa e così via. Ok, quindi come posso fare le differenze? Facciamo la chiamiamo elementi 2. Ok. Ed elementi classica. Io sono andata giù, ma questo è il massimo, ok. Quindi iniziamo a vedere allora la parte più. Vabbè, qui addirittura avevo scritto modem più router wifi, però l'abbiamo detto a voce. Quindi qui è corretto. Qui dove sta? Matteo anche è corretto. E poi Maria Rosaria e Carmen anche, no? Router, modem e internet. Poi dopo internet. Ecco. Ah, non va giustamente. Quindi modem, perché demoduliamo soprattutto in questo caso, perché negli altri non c'è bisogno. Router, firewall, quindi siamo andati bene. Poi vabbè, questo davvero l'avete tanto uguale, l'avevo già detto. Proxy server, che appunto qui è scritto per fare i file di log, che appunto è connesso e collegato direttamente allo switch. Quindi questo fa da switch e load balancer proprio perché qui sotto ne abbiamo, se riuscissi ad andare, oppla. Ah, qui ce ne sono addirittura soltanto due. Quindi comunque tutto connesso allo switch. Lo switch poi è connesso al firewall. E qui è connesso, il firewall è connesso all'altro switch che fa anche da load balancer dove abbiamo l'IDS. Qui ci sono gli application server. Di nuovo, application server, sempre allo switch ci mettiamo ulteriore firewall, switch con load balancer e database server. E quindi avete fatto tutto corretto. Ok, quindi prendiamo questo nuovo, possiamo anche tenerlo. Quindi ora vediamo un attimino come girano i pacchetti con questa architettura. Prendo questa ordinata visto che ce l'abbiamo già. Ah, ecco, qua si vede meglio. Comunque qui si vede forse poco poco meglio appunto che abbiamo 1, 2, 3 livelli e poi la parte appunto del client. Abbiamo abbastanza meccanismi di protezione, abbiamo aggiunto diversi firewall, cioè riuscire a passare qui con tutti gli intrusion detection. Ah, qui non l'ho messo, anche qui ovviamente si può mettere un altro, proprio per essere precisi. Così siamo proprio, tanto abbiamo tanti soldi, aggiungiamo. Diamo anche lavoro alle persone che devono stare a monitorare e a controllare tutto. Ok. Quindi adesso facciamo proprio l'esempio. Non vi spaventate del casino, tanto ora va tutto via. Proprio tutto no. Ok. Allora. Vabbè, rimango seduta ormai. Allora, quindi abbiamo il client. Sì. Considerato soltanto Oscar, solo il Mac, quindi il WebCube, digita quindi sulla barra degli indirizzi http://www.ebay.it. Quindi la comunicazione diciamo, arriva attraverso il modem all'interfaccia pubblica del router. In questo caso ovviamente al router non arriva ebay.it, arriva questo indirizzo che è l'host name, però ovviamente verrà convertito in indirizzo IP. Perché sono quelli gli indirizzi noti tramite il DNS server che vabbè, in un caso può essere memorizzato nell'interfaccia di rete nel momento in cui si va appunto a configurare la parte relativa alla connessione internet, oppure può essere una DNS table che sta da un'altra parte, oppure messa proprio all'interno del router che c'è questo mapping di indirizzi, diversi tipi. Comunque il router riesce a capire il client dove vuole andare e quindi che fa? Attraverso le sue routing table, che appunto sono statiche. Quindi per dire, per raggiungere la destinazione 5, a partire da questo indirizzo, devi fare questi tre passi, quelli che si chiamano hop, quindi hop 1, hop 2, hop 3. E quindi questo è statico. Se però appunto c'è un guasto e quindi il percorso deve cambiare, ovviamente anche il router deve essere a conoscenza e deve comunicarlo. Oppure si usano quello che è il protocollo NAT dinamico, che invece appunto va a installare la comunicazione all'interno della rete, cambiando l'indirizzo. Cioè, la maggior parte delle volte si assume l'indirizzo magari pubblico dell'interfaccia, quando invece appunto è quello privato, quindi quello privato non viene visualizzato.
un po' più per nascondere appunto gli indirizzi IP. Quindi il firewall che fa? Arriva a questo pacchettino, quindi questa comunicazione, verifica le regole in entrata, quindi in base alla configurazione di questo firewall. Se queste sono verificate al pacchetto, allora lo fa passare, altrimenti ovviamente lo blocca. Quindi supponiamo che il nostro sia corretto e sia valido, quindi passa. E quindi abbiamo questo proxy server, che abbiamo inserito appunto solo e soltanto per le comunicazioni, solo per i file di log, per registrare chi si è connesso, quando, da dove, a che ora, a quanto tempo. E quindi salva appunto queste che sono informazioni di comunicazione all'interno di questo file di log. Poi lo switch, che ha anche la funzionalità di load balancer, capisce quale dei web server a cui è connesso, in questo caso vabbè, ne abbiamo soltanto due, ma ne potremmo avere tre, quattro, anche di più, qual è il più scarico, ma per l'esempio supponiamo che sia il web server 2, e quindi inoltre direttamente il pacchetto a questo web server 2. Quindi il pacchetto arriva al 2, l'IDS sta sempre lì a guardare, che monitora che tutto vada correttamente e che nessuno abbia violato il sistema. Quindi questo 2 riceve la richiesta e anch'esso va a comunicare con l'application server più libero, proprio perché deve richiedere quelli che sono i dati dinamici in base alla richiesta del client, perché se fosse stata una pagina web classica a mo' di catalogo, magari o era in cache oppure appunto era una semplice pagina statica, la restituiva direttamente al client senza quindi andare a interrogare l'application server. Supponendo che la richiesta sia appunto dinamica, che cosa fa? Quindi deve capire qual è l'application server. Ovviamente il web server non lo fa, è il load balancer, quindi inoltre ancora il pacchetto che arriva, quindi vabbè, il firewall sempre va a verificare le regole di entrata. Se sono verificate, il pacchetto passa. L'IDS è sempre lì con gli occhi a guardare. La richiesta viene inoltrata, supponendo che sia l'application server 3 più scarico, a questo application server. Quindi l'application server ci applica tutte le regole di business, magari appunto la richiesta di una pagina alla quale era stata passata un determinato parametro, quindi ad esempio l'ID dell'utente uguale 5, e quindi magari voleva che so tutti i prodotti acquistati dall'utente Mario Rossi. Quindi il parametro è Mario Rossi con nome e cognome, e quindi questo deve elaborare questa richiesta, voglio tutto l'elenco dei prodotti, però ovviamente per avere questa informazione deve accedere al database. Quindi che cosa fa? Innanzitutto accetta la richiesta, quindi se tutto è andato a buon fine, perché magari nella business logic c'è scritto ma vedi che se ha scritto mariorossi.libero.it non ha messo la chiocciola, non va bene, e restituisce quindi l'errore. Se invece quindi accetta la richiesta, tutto è andato correttamente, attinge uno dei database. In questo caso ne abbiamo tre, anche qui il più scarico, perché abbiamo lo switch e il load balancer, sempre il firewall che va a controllare le regole in entrata, se sono verificate lo fa passare, altrimenti no. Noi abbiamo anche inserito l'ulteriore IDS, che ancora sta lì a guardare, e quindi supponiamo che il DS1 è quello più scarico, l'avevo scritto, e quindi che cosa fa? Viene eseguita quella che appunto è la query, ad esempio restituiscimi tutti i prodotti acquistati dall'utente, dove il nome dell'utente è Mario e il cognome è Rossi, e quindi restituisce proprio un insieme, quello che si chiama resultset, che è l'insieme appunto delle tuple di una tabella. In questo caso appunto date sotto forma di dati. L'application server, quindi, che fa? Quello che aveva effettuato la richiesta, elabora questi dati, quindi capisce che ad esempio un insieme non è soltanto uno, quindi sa che la dimensione ad esempio è 4, sa che sono di dati di tipo strutturato, che sono riferiti a 5 colonne di una tabella, quindi le sa tutte queste cose in base al risultato, perché appunto ha una sua logica, e che fa? Invia il risultato quindi indietro al web server 2. Questo qui abbiamo detto che è quello che è in grado di interagire con il client, perché produce il codice HTML necessario per farlo visualizzare, perché non restituisce quindi il codice grezzo, insomma il risultato a mo' di console per intenderci. Quindi il web server 2 formatterà appunto i dati ottenuti in base al tipo di client, quindi vede se Oscar si è connesso direttamente al Mac, oppure se ha usato l'iPhone, oppure se ha usato il PC fisso di casa, e quindi dà una configurazione, quindi una presentazione distinta proprio in base al client di partenza, e quindi invia proprio direttamente il codice HTML e lui quindi visualizzerà la pagina richiesta, come ad esempio riepilogo dei prodotti che hai acquistato, e poi sotto compaiono magari ti può interessare anche questa è tutta la logica appunto che c'è dietro, a partire da un solo parametro che è ad esempio proprio l'identificazione del cliente. Quindi questo è tutto il giro di tutti i pezzettini che abbiamo visto. Spero che appunto abbiate capito un po' meglio con questo esempio, ci avete visto anche
insomma, abbiamo messo i pezzettini nei punti giusti. Non so se magari lo sapevate fare già prima e non me l'avete detto, però insomma ce l'abbiamo fatta con facilità e comunque anche in maniera veloce. Mi aspettavo addirittura anche più tempo, quindi lesson learned funzionata. Io sono contenta. E niente, se avete domande ditemi pure, altrimenti l'esercizietto è finito, ditemi pure. Dormite, aprite gli occhi. Confusi? Possono essere o tutti le funzionalità possono essere o tutte inglobate magari in un unico dispositivo, oppure si possono avere anche dispositivi distinti. E lo switch infatti ha il load balancer dentro, lì non c'è scritto, però ha il meccanismo di load balancer dentro, quindi si può avere o lo switch è staccato, cioè staccato, attaccato lo switch. È il software stesso relativo al load balancer che fa tutto, ha tutto il carico di lavoro. Tu dici giustamente magari ci sono 100 server, ok, tu dici è facile, c'è 100 per distribuire il carico, però lui deve andare a controllare che tutti e 100 in che stato stanno. Eh sì, è basato su politiche comunque appunto di gestione delle code veloci, ad esempio il round robin è uno di quello, quindi comunque ci sono tanti meccanismi abbastanza complessi, algoritmi sviluppati apposta proprio per gestire le code. Magari non è la FIFO classica, chi è il primo che entra e il primo esce, è proprio questo meccanismo round robin si chiama, che a turno, si girano proprio il turno appunto, così tutti lavorano. Immagini? Beh, lì serve un po' più di, ovviamente tu parli di immagini in real time, quindi lì sicuramente le prestazioni richieste sono più elevate, magari serve più potenza appunto comunque di calcolo, non la vedo moltissimo per la parte real time dal punto di vista proprio multimediale, sì. Questo diciamo che va bene per un tiro di commercio elettronico che non sia troppo esigente magari, perché comunque non abbiamo replicato tanto, loro ce li hanno davvero tanto replicati, cioè due web server sono pochissimi, tre application server più o meno, dipende comunque da come sono configurati, i database server anche dipende perché ormai la memoria costa pochissimo, quindi cioè, tutti replicano, però ovviamente gestire una sala server, quindi dal punto di vista anche della corrente davvero e dei meccanismi di sicurezza, quindi contro anti-allagamento, anti-incendio, anti-fumo, anti-gas, cioè, magari uno risparmia a comprare i dischi, però poi come si dice, paga troppo, abbastanza insomma, per gestirlo e per mantenerlo. Ok, ci siamo? Vai. L'analisi quella tipo ti potrebbe interessare anche, quelli sono, si chiamano motori di raccomandazione, si chiamano, che appunto vanno a fare proprio in base ad algoritmi, non è, cioè, si può basare o tipo sul tipo di acquisti fatti, se ad esempio io sul database mi creo una vista ad esempio per ogni utente, wow, mi sta venendo adesso così, posso pure anche appunto fare che nel momento in cui Mario Rossi vedo che acquista una bici, poi dopo un po' acquista un cappellino, capisco che è uno a cui interessa ad esempio lo sport all'aria aperta e quindi a mo' di categorie, quindi ha acquistato un prodotto di categoria 5, poi il giorno 25 ha acquistato un prodotto di nuovo di categoria 5, di nuovo di categoria 5, allora gli interessa e quindi si può dedurre, quindi questa, si tratta di sistemi quindi più di business intelligence che vanno appunto a fare queste regole di raccomandazione, si chiamano, e quindi riescono proprio a identificare l'utente e anche a classificarlo, per dire appunto a questo utente lo classifico in questo modo, quindi gli può interessare questo e quest'altro, e suggerisco. E lo fanno, che da volte è vero, ti diremo come fai a saperlo, siamo spiati, cioè, se sono attivati anche i cookie, è finita. Eh sì, perché i pop-up sarebbero quelle finestrelle che ti compaiono, noiosissime, devi fare sì o no. C'è un'estensione di Firefox, se non sbaglio, che ti permette di disabilitarli, perché davvero sono proprio noiosi, anche perché a volte per sbaglio clicchi e... per saltare l'annuncio, sì.
Invece i cookie sono appunto dei meccanismi di gestione appunto dello stato delle informazioni che ti permettono appunto, come ad esempio, di tenere in cache una pagina oppure il tipo di preferenze relative a quel, e ritrovi la stessa cosa. Ci sono addirittura dei siti, anche per la prenotazione di hotel, che richiedono l'attivazione di cookie. Se non li attivi non puoi andare avanti. È un po' invadente, però se lo richiedono e devi fare la prenotazione è necessaria. Ok, a posto, ci siamo. Quindi stacco qui, come facciamo?